Buon pomeriggio a tutti, vi do il benvenuto a questa seconda sessione dell'evento sull'economia dell'idrogeno organizzato dal Cluster GreenTech, l'associazione Cluster Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Emilia-Romagna, che rappresento io oggi, e da H2IT, l'associazione italiana Idrogeno e Celle Combustibile. Questo pomeriggio abbiamo 2 ore di evento che segue all'evento della mattina, per chi ci ha seguiti già questa mattina, dell'evento della mattina che riguardava la panoramica dello stato attuale strategico e dell'innovazione delle tecnologie sull'idrogeno a livello sia europeo, italiano e anche un focus sul ruolo regionale. Questo doppio evento è stato organizzato da noi grazie alla collaborazione con Key Energy. Nell'edizione 2021 Key Energy, la fiera di Rimini, che speriamo di vedere dal vivo alla fine di ottobre, ha deciso di fare queste anteprime digitali su dei temi specifici, oggi sull'idrogeno, che ha chiamato Digital Green Weeks. Oggi pomeriggio avremo delle testimonianze di diverse imprese che in Italia hanno già iniziato a investire e a delineare dei progetti sull'idrogeno, dei progetti concreti. Inizieremo il primo intervento, che è Gianluca Vagli, Vaglio di Quintix, che ci presenterà il progetto Agnes, un hub energetico di energie rinnovabili, eolico e solare, offshore a Ravenna. Perché energie rinnovabili? Perché, come sappiamo, per produrre idrogeno verde abbiamo bisogno di energie rinnovabili. Questo è un progetto ancora in fase iniziale. Do la parola a Gianluca Vaglio e vi do di nuovo il benvenuto. Grazie. Grazie Erika Katia, scusa, per l'introduzione, grazie anche a Cluster GreenTech e H2IT per l'organizzazione di questo interessante evento. È un piacere per noi, diciamo, esporre il progetto Agnes. Vado al dunque cercando di condividere lo schermo. Eccoci. Allora, come ha giustamente sottolineato la relatrice, questo è un progetto preliminare che è stato, diciamo, avviato ufficialmente nel 2019 dall'ingegnere Alberto Bernabini, che ha registrato Agnes SRL come una startup innovativa, forte dell'esperienza circa ventennale della società Quintex SRL di Ravenna nel settore delle energie rinnovabili. Diciamo che l'obiettivo di Agnes è quello di realizzare un hub energetico innovativo con tecnologie integrate per sfruttare fonti di energia sostenibile in mare, come per esempio il solare, l'eolico e l'idrogeno. Da luglio 2020, in maniera ufficiale, il partner tecnologico del progetto è Saipem. Quindi questo è un attimo, diciamo, un attimo, una breve introduzione. Quello che vedete invece in immagine è lo schema del progetto, è anche un po' la filosofia che sottende il progetto, cioè non concepire solo un parco eolico, come spesso il nostro progetto viene definito, ma un vero e proprio hub in cui, come vediamo in alto a sinistra, ci sono gli impianti energetici. L'energia generata da questi impianti può essere sia immessa in rete, oppure anche stoccata con un sistema di batteria agli ioni di litio, oppure un'altra parte di questa energia può essere utilizzata per produrre idrogeno sia offshore che onshore. E naturalmente, una volta prodotto l'idrogeno, si apre una marea di possibilità di usi diversi. Stiamo anche cercando di ragionare anche sul byproduct, che è l'ossigeno, specialmente per l'acquacoltura, grazie al fatto che le interazioni con il mondo della pesca ci ha fatto capire che, diciamo, ad agosto ogni anno è possibile che, per esempio, nel mare dell'Emilia-Romagna circa il 70% delle vongole muoia per una mancanza di ossigeno nelle nostre acque. Quindi abbiamo un approccio molto circolare e pensiamo che, come sta succedendo in altre parti d'Europa, immaginare un progetto integrato in questo modo sia veramente il futuro. Vi voglio subito magari snocciolare qualche dato per darvi un'idea del progetto. Stiamo parlando di 600 MW di capacità installata, 520 da eolico e 100 da fotovoltaico galleggiante, una produzione di idrogeno che potrebbe arrivare alle 4.000 tonnellate, la maggior parte onshore, ma comunque anche offshore, e un terawattora e mezzo di elettricità prodotta,
che significherebbe, come dire, approvvigionare di energia pulita più o meno tutta la popolazione della Romagna. E infine prevediamo investimenti sicuramente superiori al miliardo per tutte le opere coinvolte. Mentre i fattori chiave del nostro progetto è innanzitutto l'innovazione tecnologica, perché almeno in Italia, ma comunque vorremmo anche essere uno dei primi progetti a livello europeo che abbia un'integrazione unica di impianti energetici comunque molto innovativi, perché sia le turbine, una nuova tipologia di turbine per il Mar Mediterraneo, ma anche il floating solar, che è una tecnologia ancora in fase di consolidamento, ma lo stesso idrogeno, sono tecnologie tutta all'avanguardia e noi vorremmo essere il primo progetto su scala commerciale in Italia ad integrarlo. Poi c'è la questione di Ravenna come hub di riferimento. L'altro giorno, per esempio, il presidente di Saipem Cao ha proprio parlato in Parlamento di come Ravenna sia un terreno molto fertile per le energie rinnovabili negli ultimi mesi, negli ultimi anni, con più progetti che si stanno, come diciamo, proponendo all'interno del territorio. Quindi noi prevediamo che Ravenna sarà un'importante sede di costruzione e base operativa per l'attività di O&M e con tutti i benefici che ne possono derivare da una filiera locale. Ecco. Oltre che naturalmente sfruttare il pool prezioso di risorse di know-how tecnologico che già esiste. Inoltre un altro aspetto molto fondamentale del nostro progetto è la mitigazione dell'impatto ambientale. Siamo progettisti che riteniamo sia fondamentale rispettare la bellezza dell'Italia e che quindi non ci possa essere, usando un termine inglese, la disruption dell'ambiente, anche perché comunque la Riviera Romagnola gode di un grande turismo. E per questo, magari lo vedremo meglio dopo, abbiamo ragionato proprio in termini di minimizzare l'impatto visivo degli aerogeneratori. E poi infine, vabbè, questo è scontato dirlo, ormai progetti di questo genere sono molto coerenti con le strategie sia a livello nazionale che comunitario. Per darvi un attimo una timeline, dicevo che la società è stata fondata nel 2019, al registro delle imprese di Ravenna. Sono partiti i primi studi e nel 2020 abbiamo fatto la domanda a Terna per la connessione di 570 megawatt e abbiamo avviato ufficialmente la collaborazione con Saipem, oltre che a, diciamo, fine 2020 concluso il progetto preliminare. Nel 2021 fino ad oggi abbiamo accettato l'STMG da parte di Terna per connettere 570 megawatt alla rete di trasmissione nazionale e abbiamo ufficialmente avviato il procedimento di autorizzazione con l'invio dell'istanza di autorizzazione unica e concessione demaniale ai ministeri rilevanti, competenti. Quindi l'avvio dell'iter è stato un passo sicuramente molto atteso e molto importante per noi. A breve invece inizieremo la campagna di misurazione sia con sistemi LiDAR che con MetMast. E nel 2022 invece speriamo di concludere il progetto definitivo o comunque arrivare a un buon punto e anche presentare lo studio di impatto ambientale e così avviare la procedura di valutazione ambientale in modo tale che nel 2023, in maniera molto ottimistica, potremo eventualmente ricevere tutte le autorizzazioni e quindi dopo iniziare a pensare al progetto esecutivo e all'installazione di tutte le opere. Perché abbiamo scelto Ravenna? Per tre motivi, non mi voglio soffermare a lungo perché penso che siano scontati, perché la nostra città è stata la capitale del metano in Italia, una forte vocazione industriale e anche un polo energetico, ma sappiamo che il settore petrolchimico, comunque quello dell'oil and gas, ha subito un netto calo di fatturato negli ultimi anni e c'è tanta voglia di rilancio, di ripresa dagli operatori locali e, come abbiamo constatato parlando con loro, tutti sappiamo che molto passa dalle energie rinnovabili e c'è grande voglia, ecco, del settore ravennate quindi di rilanciare la sua economia e diventare nuovamente un punto di riferimento per tutto il paese dal punto di vista energetico. Mentre il mare Adriatico, a volte su questo riceviamo un po' di critiche, innanzitutto ci tengo a dire che la bathymetria gioca a nostro favore perché siamo uno dei pochi progetti in Italia che può stare oltre le 12 miglia e quindi superare tutta una serie di ostacoli, soprattutto quello dell'impatto visivo, pur rimanendo con fondazioni fisse, perché i fondali nell'Alto Adriatico sono molto bassi. La ventosità, come dicevo, non abbiamo ancora realizzato campagne direttamente in sito, ma abbiamo ottenuto dati terzi, e anche grazie all'introduzione di una nuova tipologia di aerogeneratori, pensiamo che questa ventosità sia sufficiente per avere un progetto bancabile e sostenibile dal punto di vista finanziario. Inoltre abbiamo basato i nostri studi per la progettazione preliminare su studi precedenti fatti dalla Regione Emilia-Romagna, dal CNR e del MIUR, comunque anche finanziati dall'Unione Europea come il progetto Powered,
che avevano già largamente studiato il potenziale dell'energia eolica nell'Alto Adriatico. Questo per tagliarlo un po' corta, ecco, per dare qualcosa di più tangibile al layout del progetto. Come vedete ci sono due aree, che una è Romagna 1, l'altra è Romagna 2. Romagna 1 contiene sia il fotovoltaico galleggiante, che è questo quadrato giallo da 100 MW, oltre che una serie di 15 aerogeneratori disposti in maniera curvilinea. Giusto per darvi un riferimento, la linea arancione è quella delle 12 miglia nautiche, quindi è il confine delle acque territoriali. Questo cerchio verde è una piattaforma, che è la Porto Corsini 80, che sempre in maniera preliminare potenziale abbiamo individuato come quella in cui potrebbero essere installati gli elettrolizzatori offshore. Mentre queste sono le opere a terra, prevediamo, ecco, un tracciato di elettrodotto a 220 kV interrato per 15 km fino ad arrivare alla stazione di Terna in località di Fornace Zarattini, insomma qualche chilometro dal centro di Ravenna. E questo è un po' un rendering del parco. Io non so se riuscite a vedere gli aerogeneratori perché sono molto piccoli, abbiamo provato ad evidenziarli, ma giusto anche per rendere l'idea di come la lontananza dalla costa sia un fattore molto importante, nonostante stiamo parlando di aerogeneratori che sono letteralmente, passatemi i termini, dei mostri in termini di dimensioni. Questo è un altro rendering. Parlando in maniera un po' più tecnica della componente eolica, come dicevo, in totale sono 65 aerogeneratori, 50 più 15, ciascuno da 8 MW di capacità. E l'altezza hub è di circa 140 metri e il rotore del diametro potrà eccedere i 220 metri. Mentre per quanto riguarda il solare flottante, dai nostri, diciamo, studi preliminari prevediamo un'area di occupazione di circa 63 ettari, ripeto, 100 MW di capacità installata, un'altezza che non supera i 3 metri sul livello del mare, rendendoli pressoché indistinguibili, anzi indistinguibili dalla costa, se posizionati a, specialmente a 11 miglia, come in questo caso. Ci tengo a dire che naturalmente non abbiamo una tecnologia pronta da installare domani, ma anzi anche grazie per esempio a Saipem, tramite la controllata Moss Maritime, stanno partendo test, uno mi sembra che partirà a settembre, un prototipo da 500 kW, che ci permetterà magari di arrivare al momento in cui avremo ottenuto le autorizzazioni di avere sicuramente una tecnologia ecobancabile. Dal lato nostro gioca molto a favore le caratteristiche dell'Alto Adriatico, che presenta una bassa ondosità, fondali poco profondi e comunque ottimi livelli di radiazione solare. Quindi sia per il testing ma anche per la maturazione del floating solar, noi pensiamo che qui ci giochiamo una parte importante come sistema regionale ma anche italiano per far decollare una tecnologia che avrà sempre più richieste a seconda di quali sono i paesi che magari sono più interessati. Faccio un esempio: Malta e Giappone, che sono alcuni dei paesi da cui abbiamo ricevuto le prime richieste, i primi interessamenti. Mentre per quanto riguarda l'idrogeno verde, qui entriamo un attimo un po' più nel dettaglio, ecco, del convegno di oggi. Diciamo che a regime abbiamo previsto una capacità massima di 104 MW, 4 MW di elettrolizzatori offshore nella piattaforma indicata prima e 100 MW a terra, possibilmente nell'area del porto. Ci potrà arrivare una produzione di circa 4.000 tonnellate all'anno, che, giusto per dare un'idea, equivalgono a circa 2.000 bus idrobus riforniti e naturalmente con un ingente risparmio di CO2 emessa nell'atmosfera. Naturalmente stiamo parlando di idrogeno verde, quindi prodotto da elettrolisi con elettrolizzatori PEM. Anche qui abbiamo deciso in maniera volontaria di non inserire in questa fase autorizzativa l'idrogeno, un po' ancora per tutta una questione, insomma stiamo ancora tutti un po' imparando e cominciando a familiarizzare con questa tecnologia, ma prevediamo di inserirlo in corsa e magari farlo autorizzare contestualmente con tutte le altre opere. Niente, queste invece sono le opere di connessione alla rete, ripeto, un percorso di circa 15 km fino ad arrivare alla cabina d'utenza, che è vicina alla stazione elettrica di Terna. E da menzionare anche i 100 MWh di storage che abbiamo inserito, ecco, nella soluzione tecnica minima generale richiesta a Terna. E forse faccio una nota su questo. Diciamo che queste opere di connessione alla rete così configurate possono essere comunque destinate a cambiare in quanto siamo in un progetto preliminare,
poiché stiamo pensando di spostare comunque tutta la serie delle opere elettriche all'interno del porto, quindi più vicino al punto di sbarco rispetto alla linea di costa. Lascio la parola con le ultime due slide. Questo è un po' quindi la visione che abbiamo di Ravenna. Reputiamo la vicinanza di questo porto come strategica, anzi forse una delle ragioni per cui abbiamo individuato Ravenna come un'area eccellente per sviluppare questo tipo di progetti in Italia, sia per una questione di creazione di una filiera corta, perché è fondamentale avere una construction base che è molto vicina ai siti, ecco, dei propri progetti, e sappiamo anche dell'enorme know-how che è in zona, e abbiamo anche constatato molto la voglia dei player locali di venirci incontro, di aiutarci, di proporsi, perché sappiamo che il destino di questo polo industriale, che in passato ma tuttora gode di grandissimo rispetto, passa anche dalle energie rinnovabili e dall'idrogeno. E poi chiudo con un'ultima, con la penultima slide, cioè la visione di Ravenna Hydrogen Valley. Non ci facciamo non siamo l'unico portavoce di questo, ma stiamo cercando di creare un dialogo con le aziende locali. Sappiamo che esistono altre Hydrogen Valley, per esempio in Emilia Romagna, perché solo dialogando, cercando di mandare avanti progetti pilota, potremo arrivare a creare all'interno di Ravenna una filiera corta dell'idrogeno, in cui potremo veramente magari ottenere un approvvigionamento competitivo di questo gas. Parlo dell'idrogeno verde, naturalmente, che sappiamo essere l'unica, dipende dai punti di vista e anche dalle aree di studio, forse l'unica vera strada percorribile per decarbonizzare il sistema energetico europeo su larga scala. Insomma, il suo impatto può essere veramente notevole. Grazie Gianluca. Ok. No, va bene, questo era solo per parlare dello stakeholder engagement, ma penso che mi taccio. No, prego. Se hai due parole al volo non c'è problema. No, era solo per dire che comunque il progetto, per fortuna, ha ricevuto un grande endorsement sia dal punto di vista del sindaco, dalla regione, da Confindustria, Legambiente. Cioè, è stato un po' magico, perché è sembrato che siamo riusciti a mettere d'accordo anche istituzioni e organizzazioni storicamente in contrapposizione. E questo è fondamentale per un progetto, specialmente in Italia, cioè godere dell'appoggio di realtà che magari a volte, ecco, si scontrano. Sappiamo che non è scontato per certi tipi di impianti. Grazie mille Gianluca. Per noi ci auspichiamo che, insomma, i passi burocratici, autorizzativi procedano senza inghippi, perché ricordiamoci, sì, l'idrogeno verde è auspicabile che la produzione di idrogeno verde aumenti, come anche ci dicono un po' le policy, le strategie europee e italiane. Abbiamo visto stamattina la Regione Emilia Romagna partecipa anche a piattaforme europee, impegnandosi, avendo una filiera completa in regione di produzione, trasporto dell'idrogeno. La produzione di energie rinnovabili è la base. Quindi grazie Gianluca. Passiamo col secondo intervento, Michela Capoccia di Sapio, che ci parlerà invece delle opportunità che offre l'ammoniaca per la decarbonizzazione del settore, sia industriale che nel caso di esempi nella mobilità. Quindi prego Michela. Grazie. Allora, sto condividendo. Eccoci, vediamo. Ok, perfetto. Grazie per l'invito. Ringrazio il Cluster Green Tech e H2T per questo convegno e per l'opportunità di raccontarvi quello che stiamo facendo come Sapio nel settore dell'idrogeno. In particolare, appunto, vi parlerò delle opportunità per l'ammoniaca e delle opportunità di applicazioni, quindi dell'idrogeno, in ambito industriale e mobilità. Io sono Michela Capoccia, sono la responsabile innovazione nella direzione transizione energetica e mobilità sostenibile, e Sapio è un gruppo industriale italiano, è nato nel 1922, e Sapio, l'acronimo Sapio sta per Società Anonima Produzione Idrogeno Ossigeno, quindi l'idrogeno lo abbiamo nel DNA e lo produciamo dal 1922. Giusto due parole sul gruppo. Oggi siamo a Michela, scusami se ti interrompo, non sì. Vediamo scorrere le slide, non so se stai scorrendo. Io ho scorso, sì, le sto scorrendo, ma adesso vediamo, le vedete? No, vediamo solo la prima, quella del titolo. Prova
Ecco, adesso sì, prova a mettere in visualizzazione proprio presentazione, perché vediamo la struttura sulla sinistra e rimane tutto un po' più. Ok, piccolo. Adesso? Ancora è normale, però almeno è passata alla seconda slide. Ok. Adesso vediamo la seconda. Sì, è un po', okay, un po' piccolo, non so se riesci a ingrandire la dimensione col cursore sotto a destra. Se non sono in modalità tutto schermo in realtà. Noi vediamo la struttura, non so come mai, ma perché risulta un po' più... Adesso? No, sempre uguale. Vogliamo rubare 2 minuti, provare a interrompere e ricondividere o... Ecco, lì sotto nel bottoncino dove eri andata, che era per... Sì, io l'ho messa in tutto schermo, però evidentemente ho la connessione lenta. Adesso vedete? Vediamo un pochino come prima. Vuoi che proviamo a condividere noi le slide, visto che ce le abbiamo? Va bene, grazie. Provo a interrompere così le condividiamo. No, no, ma figurati, dato, siamo abituati con queste piattaforme, però così si vedeva un po' piccolo. No, infatti mi spiace, non l'ho mai usata questa piattaforma, quindi non c'è problema. Adesso abbiamo il nostro collega che le mostra e tu ci dici quando andare avanti. Facciamo così. Grazie. Aspettiamo un attimo che Francesco sta... dalla regia, ecco che arriva, eccoci qua, che si vede un po' più grande adesso. Perfetto. Grazie. Prego. Grazie a voi. Per cui sì, ero la seconda slide. La seconda, sì. Ok. Ok, per cui ecco, stavo dandosi 2 numeri sul gruppo, siamo oltre 600 milioni di euro di fatturato e più di 2200 collaboratori, siamo presenti principalmente in Italia ma anche all'estero, in Germania, Francia, Slovenia, Turchia e Spagna. Siamo un'azienda a maggioranza italiana, ma abbiamo all'interno della compagine societaria anche una multinazionale del settore dei gas tecnici, che è Air Products and Chemicals, che tiene il 49% delle nostre azioni, e loro sono molto focalizzati sull'idrogeno, per cui possiamo contare sulle tecnologie d'avanguardia che sviluppano a livello mondiale. Noi come gruppo Sapio siamo impegnati da sempre quindi sulla produzione di idrogeno, da oltre 20 anni su progetti dimostrativi dell'utilizzo dell'idrogeno come vettore energetico sostenibile in ambito stazionario e mobilità, e da più di 5-6 anni ormai siamo impegnati in prima linea anche in HWT, nell'Associazione Italiana Idrogeno Acero e Combustibile, di cui il nostro presidente ricopre la presidenza da qualche anno, e da quest'anno siamo anche nella Clean Hydrogen Alliance. Se potete passare alla slide successiva, grazie. Dunque, questa è un'immagine che rappresenta la catena del valore dell'idrogeno. Noi come Sapio la copriamo tutta, quindi dalla produzione alla distribuzione fino agli utilizzi finali. Già produciamo idrogeno blu, per cui da simile forma del metano con cattura della CO2, e siamo fortemente impegnati per la produzione di idrogeno verde, che sia da biomasse, da biometano in particolare, o da elettrolisi, partendo da energie rinnovabili, come produzione a livello nazionale, oppure anche con produzioni localizzate fuori dall'Italia, con l'importazione attraverso sotto forma di ammoniaca, per l'appunto, che può essere poi appunto trasportato fino all'Italia e dissociato per renderlo di nuovo gassoso. L'idrogeno gassoso poi lo distribuiamo ai nostri clienti attraverso pipeline, quindi idrogeno dotti. Abbiamo una quindicina di chilometri che già eserciamo di idrogeno dotti, attraverso cui serviamo i nostri clienti, e poi attraverso carri bombolai, oggi a 200 bar e in prospettiva con carri ad alta pressione a 300-500 bar, che consentono di ottimizzare il trasporto. Sulle applicazioni siamo appunto un po' su, distribuiamo idrogeno per tutti i tipi di applicazioni, abbiamo un grosso focus sulla mobilità, di cui poi vi racconterò più in dettaglio. Possiamo passare alla slide successiva. Questo brevemente la nostra presenza sul territorio nazionale con impianti di produzione di gas tecnici, e quelli arancioni sono invece le produzioni di
di idrogeno. A Mantova abbiamo l'impianto di idrogeno blu e siamo appunto attivi su iniziative sparse su tutto il territorio nazionale e ci poniamo come investitori lungo tutta la catena del valore, quindi investendo sia nella produzione che nella distribuzione che negli utilizzi, con una forte expertise nelle operation degli impianti. Possiamo andare alla slide successiva. Ok, questo è il primo progetto di cui vi racconto. È un progetto che abbiamo avviato di recente in collaborazione con Enre e Yara, nell'ambito del quale andremo a realizzare uno studio di fattibilità congiunto per analizzare una produzione di circa 500 tonnellate di idrogeno verde da trasportare e poi utilizzare per la produzione di fertilizzanti, passando per l'ammoniaca per l'appunto, quindi fertilizzanti a basso impatto ambientale. L'ammoniaca sarà poi un prodotto intermedio, perché poi Yara la utilizza per produrre urea. L'impianto andrà a utilizzare l'energia rinnovabile prodotta dal termovalorizzatore di Ferrara di Era per produrre attraverso quindi l'elettrolisi dell'acqua e andare poi ad alimentare l'impianto di Yara con l'idrogeno. Noi come Sapio siamo impegnati nella valutazione delle soluzioni impiantistiche per lo sviluppo del progetto, in particolare sulla produzione e sul trasporto dell'idrogeno. Possiamo andare poi alla slide successiva, grazie. L'altro progetto che vede protagonista l'ammoniaca è un progetto che abbiamo presentato al MISE per accedere allo strumento IPCEI, che vede l'ammoniaca come vettore energetico per l'idrogeno. In Arabia Saudita il nostro partner Prodax sta realizzando, perché i lavori sono già partiti, un elettrolizzatore probabilmente il più grande al mondo ad oggi in fase di realizzazione, che andrà a produrre a partire già dal 2025 circa 650 tonnellate al giorno di idrogeno verde. Partendo appunto da energia elettrica fotovoltaica ed eolica, che andranno ad alimentare un elettrolizzatore e un ASU per produrre azoto, che verranno poi combinati per produrre ammoniaca. L'ammoniaca sarà poi trasportata via nave e distribuita in Europa e nel mondo, e in particolare in Italia. In Italia siamo impegnati noi come Sapio per lo sviluppo poi dell'infrastruttura e di tutta la supply chain di distribuzione. Quindi partendo dallo stoccaggio presso il porto, dissociatori che possono essere centralizzati o decentralizzati, e quindi poi un trasporto di ammoniaca, mantenendo sempre la supply chain a basso impatto ambientale, trasportarla poi fino ai punti di utilizzo, quindi sia sotto forma di ammoniaca nel caso in cui sia locale nei dintorni del porto, direttamente di idrogeno gassoso. L'utilizzo primario per questo idrogeno verde è quello della mobilità, quindi mobilità pesante, bus, camion, treni. Possiamo andare alla slide successiva, quindi qui si vede, c'è una mappa più ampia in cui si vede l'impianto appunto di 4 gigawatt di solare fotovoltaico ed eolico, che andranno ad alimentare gli elettrolizzatori e gli altri impianti, e una distribuzione dell'ammoniaca in Italia e anche in Nord Europa, perché analoghi progetti IPCEI sono stati presentati dal nostro partner anche per altri stati. A livello italiano abbiamo già intrapreso, insomma, abbiamo già dei partner per poi lo sviluppo della filiera, per gli utilizzi finali in particolare, perché appunto abbiamo detto che è la mobilità, e quindi abbiamo l'autorità portuale di Venezia come primo porto che è stato individuato, ma non necessariamente sarà l'unico, Iveco, Rampini per quanto riguarda i mezzi pesanti e i bus,
B-Mobility, che è un network di concessionari Iveco, e Hydrogen Park, che è un consorzio di cui siamo membri a livello veneziano del porto di Venezia, con cui collaboriamo attivamente da tempo. Quindi lo sviluppo della filiera prevederà un po' tutta, quindi sia gli stoccaggi presso i porti, come potete vedere qui, e la movimentazione su gomma a basso impatto ambientale di ammoniaca e di idrogeno gassoso, e la realizzazione di tutta una serie di stazioni di rifornimento sul territorio italiano. Possiamo andare alla slide successiva. Questo è un altro progetto, a cui è una proposta progettuale che abbiamo presentato alla Call del Green Deal Horizon 2020, che è scaduta a gennaio, in collaborazione sempre con l'autorità portuale di Venezia e l'Hydrogen Park, con anche Codognotto e Alot come partner italiani, che prevede una produzione di idrogeno verde è un utilizzo in ambito mobilità, quindi con un'installazione di una stazione di rifornimento per camion e mobilità portuale. E il porto di Venezia è un portofello all'interno di una compagine più ampia, capitanata dal porto di Atene, che è il porto principale dell'iniziativa. E possiamo andare alla slide successiva. Questo, ecco, visto che poi la maggior parte dei progetti, soprattutto gli ultimi, sono incentrati sulla mobilità, due parole su quello che è sulla nostra esperienza sulle stazioni di rifornimento. Quindi come gruppo Sapier Products abbiamo realizzato più di 250 progetti di stazioni di rifornimento in oltre 20 stati, con oltre 10 milioni di rifornimenti effettuati. È una tecnologia consolidata e comprovata, con più di 50 brevetti. Abbiamo già testato il rifornimento di diverse tipologie di veicoli, dai treni in Germania, i camion, bus, auto, carrelli elevatori, e quindi siamo in grado di rifornire un po' tutti i veicoli, e la tecnologia ovviamente in fase di sviluppo e miglioramento, puntando a taglie sempre più grandi per poter poi sostenere lo sviluppo di quella che sarà la domanda. Ecco, con questo ho concluso, dovrei essere stata nei tempi nonostante le interruzioni, vi ringrazio e resto a disposizione per curiosità al termine dell'evento. Grazie. Perfetto, grazie mille Michela per quello che hai condiviso con noi. Ci spostiamo adesso al porto. Il porto è un hub molto interessante per diverse applicazioni, sia industriali che di logistica, dell'idrogeno. Abbiamo Antonella Querci, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, che ci racconterà i progetti che stanno sviluppando al porto di Livorno. Grazie. Grazie a voi. Vedete la mia presentazione? Vai. Vediamo il suo schermo. Eccola, sì. Vedete? Allora, sì. Grazie. Sentiamo Antonella. Antonella, sì. Sentiamo un po' disturbato. Non so se sono le cuffie, il microfono, ma sentiamo un po' disturbato. Proviamo, facciamo una prova. Ora, adesso. No. Si sente molto male, provi a togliere le cuffie, perché si sente molto male. Mi sentite? Staccando. Non tanto, in realtà. Mi sentite? No, strano, perché qui prima si sentiva bene, ma adesso sentiamo molto disturbato. Incredibile. Ma aspettate, provate a uscire. Adesso? Provi a abbassare magari un po' il volume, perché si sente molto gracchiante, molto graffiato il suono. Non so se. Allora, proviamo a metà. Proviamo un po'. Adesso? Mi dispiace tanto, abbiamo fatto le prove e funzionava. Incredibile. Mi sentite ancora? Insomma, no, non si sente bene. Non so quanto. Io non vorrei farvi perdere tempo.
provi, facciamo un ultimo tentativo allontanando un po' il microfono. Sì. Adesso? Oh. No, no, non si sente bene. Non so a che cosa sia successo, sinceramente, prima funzionava bene. No, però adesso se mantiene un tono più basso, il microfono lontano si sente un po' meglio. Provi? Proviamo. Uno, due. Si sente abbastanza male, non so. Adesso non si capisce proprio. Proviamo a passare all'intervento successivo. Antonella, prova magari a scollegarsi e rientrare, perché prima si sentiva. Avevamo fatto le prove e si sentiva bene. Ok, no, era proprio impossibile seguire un discorso, ci scusiamo. Allora, passiamo dai porti alle ferrovie, speriamo che siano pronti. Abbiamo l'ingegner Stefano Erba del gruppo FNM che ci introduce l'argomento, un po' l'esperienza in Val Camonica sul settore ferroviario e poi seguirà nello stesso intervento Walter Alessandria di Alstom, quindi un intervento congiunto. Prego Stefano. Che non ha slide, mi sentite? Andiamo spediti all'intervento, grazie. Mi sentite? Funziona perfettamente adesso? Sì, si sente bene, perfetto. Grazie. Tanto vi ringrazio dell'opportunità di questa presentazione e di questo invito. Due parole prima di iniziare sul gruppo FNM. FNM è un gruppo che non si occupa di energia e di idrogeno, è un gruppo che si occupa da sempre di trasporti. Noi siamo operatore ferroviario, gestiamo infrastrutture ferroviarie in Lombardia e gestiamo, tramite la società Trenord, che fa parte del nostro gruppo, il servizio ferroviario regionale in Lombardia. Poi gestiamo anche, tramite alcune società del gruppo, servizi di autobus, quindi sia in Lombardia sia in Veneto, e abbiamo fatto una recente acquisizione di una concessionaria autostradale che gestisce le tangenziali di Milano e una parte importante dell'autostrada Milano-Genova. In questo contesto noi abbiamo deciso di sviluppare un progetto, per noi molto importante, di decarbonizzazione di parti del servizio ferroviario e di parte del servizio di trasporto su gomma, che oggi viene fatto con veicoli alimentati a gasolio. In questo ambito quindi abbiamo creato quello che noi abbiamo chiamato il progetto H2 Iseo, che è un progetto relativo alla creazione di una Hydrogen Valley in Val Camonica, utilizzando il trasporto ferroviario e il trasporto su gomma come innesco per creare una domanda di idrogeno e un sistema economico che possa vivere sul fatto che c'è una produzione di idrogeno in questo territorio, destinata quindi non solo al nostro consumo, ma anche al consumo di utilizzatori terzi. In questo ambito noi abbiamo deciso di partire da quello che è il nostro, quindi il trasporto ferroviario e il trasporto tramite autobus, trasporto pubblico locale, con un progetto che prevede di intervenire sulla linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edo, che è una linea ferroviaria di circa 100 km a semplice binario e che oggi è gestita con una quindicina di treni a trazione diesel. Questa è una linea dove abbiamo ritenuto non conveniente altre soluzioni di decarbonizzazione, ritenendo che l'introduzione di treni a idrogeno fosse la soluzione tecnicamente ed economicamente preferibile per questo tipo di linea. Abbiamo quindi lanciato un progetto che prevede una consegna di primi sei treni a idrogeno a partire dal 2023 e che saranno seguite da ulteriori otto treni nel 2025, andando a completare la completa idrogenizzazione del servizio ferroviario lungo la linea. In parallelo, sempre al 2025, prevediamo di andare a introdurre l'idrogeno come combustibile per i nostri autobus che operiamo nella zona della Val Camonica, circa 40 autobus che fanno parte del normale trasporto pubblico locale della provincia di Brescia. Quindi sostanzialmente da qui al 2025 tutto quello che è il servizio di trasporto pubblico offerto dal gruppo FNM tramite le sue società nell'area della Val Camonica sarà un servizio di trasporto completamente prodotto utilizzando veicoli alimentati a idrogeno. Per fare questo abbiamo deciso di risalire anche lungo la catena dell'idrogeno e quindi realizzare degli impianti di produzione dell'idrogeno stesso. Questi impianti sono indicativamente due o tre impianti, di cui un primo impianto che realizzeremo entro il 2023, quindi in coincidenza con i primi treni in arrivo presso il sito di Iseo, dove abbiamo il deposito ferroviario. Questo è un impianto che utilizzerà una tecnologia di steam reforming,
quindi idrogeno, formalmente idrogeno blu, tuttavia stiamo lavorando per avere una soluzione di cattura della CO2 e quindi comunque garantire il fatto che la produzione di idrogeno che avverrà tramite metano o biometano sia comunque una produzione a emissione zero. Successivamente andremo a introdurre un secondo ed eventualmente un terzo impianto, idealmente localizzati ai due estremi della linea, quindi a Brescia e a Dedolo, in modo tale da avere tre punti di rifornimento, uno in mezzo c'è il deposito, uno a sud e uno a nord della linea. In questo caso la tecnologia su cui andremo è una tecnologia che ci consentirà di produrre idrogeno green tramite elettrolizzatore. Sempre questi ulteriori due impianti consentiranno quindi anche di andare a introdurre quello che è la trazione a idrogeno per la flotta di autobus. Poi, laddove vi fosse un eccesso di idrogeno rispetto a quello che siamo in grado di consumare per i nostri fini interni, quindi per i treni e per gli autobus, potremmo renderlo disponibile rispetto al mercato in una logica appunto da Hydrogen Valley, lavorando su quelli che sono altri off-takers che possono essere presenti o che saranno presenti nel territorio. Per fare questo FNM ha già deliberato l'acquisizione dei treni, treni che sono prodotti da Alstom e per i quali lascio la parola all'ingegnere Alessandria che vi racconterà più nel dettaglio l'aspetto treni. Grazie mille ingegnere, buongiorno a tutti. Ho messo la presentazione, riuscite a vederla? Sì. Perfetto. Buongiorno a tutti, sono Walter Alessandria, sono direttore dello sviluppo del business e il public affair di Alstom Italia. Vi dico due parole su Alstom per chi non ci conoscesse. Siamo un gruppo presente, una multinazionale presente in tutto il mondo con 75.000 dipendenti, più di 10.000 brevetti, partner di 300 città, per cui abbiamo i nostri prodotti su 300 città e abbiamo circa 150.000 veicoli in servizio commerciale. Ci sentiamo molto italiani in quanto abbiamo una presenza forte sul paese. In Italia siamo più di 3.500 dipendenti dopo l'acquisizione di Bombardier che è avvenuta un paio di mesi fa. Lavoriamo su 10 siti, 30 depositi e abbiamo due centri di competenza che sono Savigliano per i treni ad alta velocità e per i treni regionali, Coradia Stream, e Bologna per tutta la parte di segnalamento. Andando avanti veloce, passando subito alla mobilità sostenibile, siamo fortemente impegnati sulla mobilità sostenibile, siamo all'interno di Hydrogen Council, abbiamo partecipato nel 2019 all'evento organizzato da SNAM, l'Hydrogen Challenge, e io sono anche vicepresidente di H2IT, l'Associazione Italiana Idrogeno CLA Combustibile. Come soluzioni di treni, in Germania abbiamo messo in servizio il treno Eilint, il primo treno a idrogeno al mondo. Da settembre del 2018 a febbraio del 2020 ha percorso circa 200.000 km in servizio passeggeri su una tratta in Bassa Sassonia con diciamo prestazioni più che soddisfacente sia per quanto riguarda l'operatore che per quanto riguarda l'utenza. Il treno ha poi viaggiato in Austria dove ha ottenuto anche qua regolare omologazione e la scorsa primavera ha eseguito e brillantemente superato le prove su rete nei Paesi Bassi nella provincia di Groninga. In Italia, come diceva l'ingegnere Erba, dicembre 2020 abbiamo firmato il primo contratto di treni ad idrogeno grazie alla lungimiranza di Ferrovie Nord e grazie al supporto che ci ha dato nello sviluppo di questa nuova tecnologia. Avevamo due scelte, la prima scelta era quella di partire dal treno tedesco e portarlo in Italia, ci siamo accorti che l'intervento per adeguarlo alle normative italiane era molto invasivo, abbiamo deciso di scegliere la strada di partire da un treno italiano, un treno che in questo momento abbiamo in produzione sia nella versione elettrica sia per Ferrovie Nord Milano che per Trenitalia.
stiamo consegnando, abbiamo già consegnato più o meno 110 treni nella versione elettrica, è un treno tutto italiano perché viene sviluppato nei siti di Savigliano, Sesto San Giovanni e di Bologna. Siamo partiti da questo treno elettrico e abbiamo sviluppato la stessa, con lo stesso treno, la versione a trazione a idrogeno e la versione con la trazione a batteria. Il treno che abbiamo proposto a Ferrovie Nord, come vi dicevo, è il Coradia Stream, che è la piattaforma di Alstom di treni per il trasporto regionale per il mercato europeo. È un treno di ultima generazione, dagli elevati standard prestazionali e di comfort, che nella sua versione elettrica Alstom sta già consegnando, come vi dicevo, sia a Ferrovie Nord che a Trenitalia, nell'ambito di accordi quadro di fornitura. È un treno già considerevolmente eco, in quanto prodotto con materiali riciclabili fino al 96%, nella sua versione a trazione idrogeno diventa totalmente green, senza emissione di gas inquinante. Sarà un treno a quattro casse che può trasportare fino a 260 passeggeri seduti, per cui diciamo un treno importante. Poi abbiamo aggiunto tutta la parte di trazione a idrogeno. Propulsione a idrogeno è un sistema di trazione sicuro, al pari dei sistemi di trazione tradizionali, che vengono garantite tutte le prestazioni in termini di autonomia, di accelerazione e di comfort. Il cuore del treno è la cella combustibile a idrogeno, che rappresenta chiaramente la principale fonte di energia. La trazione del treno è una trazione elettrica e l'energia viene fornita attraverso la combinazione dell'idrogeno che è immagazzinato nei serbatoi con l'ossigeno dell'aria esterna. Perché l'idrogeno nel ferroviario? Beh, come vi dicevo, non genera emissioni di anidride carbonica e di qualsiasi altro gas. È una tecnologia pronta, perché l'industria è pronta, sono anni che lavora, lo stiamo vedendo anche su tutta la parte componentistica, l'industria è pronta a fornire, è pronta ad andare in servizio. La ferrovia è importante perché? Perché permette di identificare un consumo certo di carburante. E l'altro punto, come anticipava l'ingegnere Erba, che un adeguato sovradimensionamento dell'impianto di produzione di idrogeno permette di servire anche altri usi, come il bus o come l'auto. Questo è il modello di business con il quale lavoriamo, laddove il cliente concorda su questa impostazione. Abbiamo firmato un accordo di collaborazione con SNAM, l'obiettivo è quello di fornire al cliente un prodotto senza portare a casa del cliente alcun rischio, per cui in questo accordo come Alstom ci preoccupiamo di fornire i treni e di fornire la manutenzione a vita intera del treno, SNAM si preoccupa invece di realizzare e gestire l'infrastruttura dell'idrogeno. All'operatore rimane proprio solo la parte di esercizio dei treni che vengono forniti anche manutenuti. Questa è invece una cartina dove facciamo vedere un po' le regioni dove stiamo lavorando. Chiaramente la Lombardia è da dove siamo partiti, Brescia Iseo Edolo, la linea su cui abbiamo lanciato il primo progetto di treni a idrogeno. Stiamo lavorando per altre opportunità per quanto riguarda il trasporto per Cortina 2026, ma in parallelo stiamo lavorando un po' su tante altre regioni italiane, a partire dal Piemonte, arrivare alla Sicilia, passando per la Sardegna, che come sappiamo tutti non ha linee elettrificate, per cui sicuramente ben si presta a utilizzi del genere. Con questo ho finito, vi ringrazio per l'attenzione e spero di essere stato nei tempi, rimango a disposizione per eventuali domande. Grazie mille. Grazie mille Walter, direi che siete stati perfetti come tempi, grazie mille. Proviamo a tornare di nuovo al porto, proviamo a ricollegarci con Antonella, facciamo una prova audio mentre
il mio collega dalla regia. Mi sentite? Adesso sì. Adesso oh, sì. Perfetto. Vedete anche le mie immagini? Sì, 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 la vediamo e la sentiamo bene. E adesso il mio collega manderà le slide. E no, ma guardi, posso manovrarle anch'io perché ho aperto la condivisione. Se mi vedete e mi sentite bene, possiamo andare così, perfetto. Va bene, d'accordo. Okay. Allora, perfetto. Vi ringrazio, vi ho creato un pochino di subbuglio. Sono stati degli interventi molto, molto, molto interessanti, soprattutto perché fatti di gruppi e di progetti sostenuti e sviluppati da privati, ed è importante in una politica, una strategia nazionale dell'idrogeno che si trovi il modo proprio per creare, per supportare partenariati pubblico-privati. E ora vedremo, per superare anche quelle difficoltà che in momenti passati ci sono stati, sempre su carburanti alternativi o altre insomma progetti, diciamo così, di energia pulita, come sostenuta per esempio con il GNL. Quell'esperienza ci ha dimostrato che dobbiamo essere in grado, insomma, soprattutto l'iniziativa pubblica può e deve proporre progetti integrati che coinvolgono da subito insomma i privati e gli operatori di settore. Dunque, diciamo che l'autorità portuale di Livorno dal 2017 è impegnata in un'attività di programmazione, di presenza anche all'interno delle varie iniziative europee molto forte, sia in ambito digitale che in ambito di transizione energetica. E questa, ormai il paradigma, come sappiamo, è un paradigma integrato che riguarda sia i processi di digitalizzazione sia infatti che quelli di decarbonizzazione, insomma non c'è una soluzione di continuità. E quindi siamo presenti, questo filo rouge, questo contenuto che ci ha portato oggi a essere uno dei pochi porti italiani ad avere un'agenda digitale. Abbiamo fatto delle esperienze molto importanti, anche sia su traffici contenitori e le merci varie con il 5G, e siamo riusciti a dimostrare quanto e come, con degli interventi precisi di reingegnerizzazione proprio dei processi portuali, grazie alla digitalizzazione, siamo stati in grado di abbattere circa il 30% del nostro carbon footprint. Poi vi dirò com'è che siamo in grado proprio di poterlo calcolare e verificare anche in tempo reale. Quindi una presenza sia sulle reti, quindi sulle infrastrutture servizi energia e su quelle delle telecomunicazioni. Quindi un aspetto molto importante. Abbiamo già, chiaramente questo ci ha permesso non solo di candidare delle progettazioni che poi vi farò vedere in Europa, ma di essere presenti anche con iniziative e candidature anche sul recovery plan di quest'anno. Queste sono le maggiori attività che abbiamo, come vi dicevo, abbiamo un'agenda digitale e che abbiamo attivato sui vari punti che compongono il sistema Alto Tirreno Settentrionale, che un po' è il sistema portuale toscano. Come vedete, Livorno, Piombino e Isola d'Elba. Ecco, questa è una specificità che, come vedrete poi, avrà anche delle ripercussioni, caratterizzerà anche un po' le nostre attività sulla transizione energetica e soprattutto e anche sull'idrogeno. Siamo l'unica autorità portuale che all'interno del proprio ambito di competenza ha un gruppo di isole, delle isole, e in principal modo l'Isola d'Elba. Ecco, è una componente che riteniamo strategica, molto importante, come vedremo, se i processi di decarbonizzazione, ma anche di innovazione di tipo ambientale, di produzione e di produzione di energia. Quindi da un punto di vista proprio tecnologico, usi marittimi e anche di integrazione, ovviamente, in termini sociali, di rilevanza, un'attenzione molto accesa anche dalla parte della Commissione europea, cioè dell'integrazione delle isole all'interno delle reti, come dicevamo, di trasporto, ma anche di energia e di digitalizzazione. Quindi questo obiettivo, perché Hyper è proprio questo, abbiamo chiamato con Hyper, Hyper non è un progetto, poi li vedremo i progetti, Hyper è un programma strategico, è un programma che riguarda appunto la decarbonizzazione e la transizione energetica. Come vedete si pone, è caratterizzato, l'abbiamo, diciamo così, organizzato su diversi asset di attività.
Innanzitutto su tutto il tema che riguarda la parte più prettamente marittima, quella della sostenibilità delle operazioni marittime, dell'introduzione dell'area seca. Abbiamo appena fatto il lancio del MedSeca, quindi siamo coordinatori a livello dell'area mediterranea, insieme al nostro ministero, al ministero francese, dei lavori appunto per l'organizzazione e lo studio dell'area MedSeca nell'area mediterranea, quindi a emissioni controllate. E questo come appunto per riduzione dell'inquinamento atmosferico e soprattutto per supportare un progetto integrato di combustibili alternativi per le navi. Ovviamente stiamo operando di pari passo anche sulla sostenibilità delle operazioni terrestri con combustibili alternativi. In fase di costruzione il nostro deposito small scale sul porto e da settembre sarà operativa la nostra stazione mobile per il GNL. Dopodiché, come vi dicevo, anche l'attività di monitoraggio e controllo, cioè tutte queste attività che riguardano sostenibilità sono tenute da noi sotto controllo all'interno di una piattaforma appunto real time in cui vengono convogliati tutti i dati delle sensoristiche diffuse che abbiamo sul porto, sulle emissioni acustiche, ambientali. Abbiamo quindi il controllo in tempo reale dell'ingresso, movimento navi, stazionamento a banchina e quindi siamo in grado in tempo reale con dei modelli anche diffusivi di calcolare quello che è il carbon footprint. E quindi il tema è quello dei porti di generatori di energia, come si diceva, e cioè di porti, qualcosa che ci sta molto a cuore, come vedremo, porti che vanno a sostenere anche dei piani di sviluppo innovativo che riguardano sì le autorità portuali, ma anche tutte le filiere industriali, le filiere che sono collegate poi allo sviluppo del territorio. Grazie a questo lavoro che avevamo maturato negli anni, come vi dicevo, iniziato 2017-2018, siamo entrati subito in media res anche a livello europeo, anche noi facciamo parte dell'alleanza dell'idrogeno di livello europeo, noi insieme ai porti di Valencia, Anversa e Rotterdam, e già da circa 2 anni eravamo come osservatori all'interno delle attività di sviluppo del porto di Rotterdam e del Ministero dei Trasporti olandesi. E quindi con un lavoro accurato, una presenza anche molto attiva sia a livello di Parlamento europeo che di Commissione europea. Nel momento in cui quindi il governo italiano ha lanciato quella che è l'iniziativa sul piano nazionale di ripresa e resilienza, piano nazionale dell'idrogeno, siamo stati pronti, diciamo così, a presentare anche delle osservazioni, no? Per introdurre secondo noi quale potesse essere il ruolo dei porti all'interno della costruzione, come diceva anche il precedente collega Valdo, no? La costruzione di Hydrogen Valley, e come quindi questa la particolarità del nucleo portuale è in grado di supportare e di attivare anche dei processi virtuosi per l'uso e la diffusione dell'idrogeno. Ovviamente siamo partiti a settembre con un'ampia consultazione di stakeholder, di imprese nazionali, internazionali, imprese di territorio, e soprattutto perché quello che ci serviva ovviamente era mettere insieme fabbisogni, potenzialità. E da questo punto di vista ci siamo resi conto, riprendo la collega anche di Sapio, come fosse rispetto al GNL ci si dovesse muovere in termini di macro area. Quindi da subito ci siamo rivolti all'Emilia Romagna con molta attenzione, soprattutto anche l'Università di Modena, che è una delle, come posso dire, dei centri di ricerca di eccellenza su questo settore, ma ricco anche di imprese, di piccole e medie imprese. Cioè una politica d'area che coinvolgesse l'attività di centrale, quindi con possibili alleanze anche di tutti quelli che sono i porti, sia dalla parte, come posso dire, del quadrante ovest e del quadrante est, ancillari, diciamo così, che vanno da Livorno a Savona e dall'altra parte da Ravenna a Trieste, quindi con una politica d'area importante.
Modena sta approfondendo con noi tutti gli studi economici di utilizzo sul porto e saranno degli studi fondamentali, perché uno dei primi obiettivi ovviamente entro il 2021 è quello di lanciare la gara per il master plan energetico del porto di Livorno. Qui abbiamo provato un pochino a sintetizzare, ma chiaramente negli interventi che hanno fatto prima, anche privati, questa è una strategia abbastanza chiara, cioè ragionare sull'idrogeno, poi ci sono delle parole chiave e degli asset minimali che devono essere in ogni caso rispettato se si vuole che parta davvero un progetto e abbia poi, non muoia lì, ma abbia dei risultati in termini di consolidamento e sviluppo. E cioè il primo tema, anche qui ho sentito parlare anche dai colleghi prima di me, si parla di sostenibilità, riduzione di CO2, la circolarità è un elemento imprescindibile, insomma, ed è un motivo, poi lo vedremo, perché ci ha interessato molto cogliere anche questa particolarità delle isole. In ogni caso, gli asset che abbiamo inserito, su cui stiamo lavorando, sono gli stessi di cui si diceva prima, che riguardano tutta la filiera, cioè la produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione. Ecco, cerco di andare veloce perché vi ho fatto perdere anche un pochino di tempo. Ovviamente la strategia è quella dello small scale e di coinvolgere poi anche tutti i soggetti privati per la produzione e la distribuzione dell'idrogeno. Si parlava prima delle potenzialità dell'utilizzo dell'idrogeno, dei processi circolari. Che cosa vogliamo attivare? Abbiamo fatto delle analisi, stiamo mettendo insieme appunto queste opportunità, e che riguardano, come vedete, da una parte la pirolisi, quindi con rifiuti e biomasse, e boil off anche dei depositi costieri, come ce l'abbiamo, perché sapete che il GNL ha una delle sue particolarità, e anche attraverso le acque di scarto. E quindi con l'utilizzo anche di energie rinnovabili, solare, eolico e ondometri, che abbiamo diffusamente posto sia sul porto di Piombino che all'isola d'Elba, abbiamo una particolarità nell'Alto Tirreno, a differenza dell'Adriatico, abbiamo degli spunti di vento molto importanti, purtroppo i fondali qui ci sono, ma anche sul moto ondoso, quindi siamo in grado, sia con il solare, di produrre, insomma, di avere una produzione molto interessante. Abbiamo già fatto sono già avanzate anche in questo caso, non solo studi di fattibilità, ma proprio progettazione. Vi chiedo scusa, quindi i settori su cui stiamo agganciando ovviamente sono il settore autotrasporto, il ferroviario, quando si parla del ferroviario ovviamente delle manovre in porto, ma anche dei percorsi turistici, delle tratte non elettrificate, il cold ironing per quello che è il periodo di stazionamento delle navi all'interno del porto, il settore pesca, questo ritorna spesso perché insomma è un settore che c'è molto caro, soprattutto in Toscana, legato all'acquacultura, legato alla blue economy, all'economia del mare, e che riguarda un po' tutto il cluster, compreso anche le isole, e il settore edilizia. Il settore trasporto per Livorno ha un'evidenza assolutamente importante, perché oltre ad essere uno dei porti maggiori di autostrade del mare, abbiamo questa caratteristica di porto delle auto nuove, quindi facciamo una quantità importante di disarcati. Anche qui i soggetti industriali coinvolti sono più o meno sempre gli stessi, a partire da Iveco. Quindi, cos'è che ci sta sotto a questa logica? Ci sta sotto il fatto che il porto, soprattutto in questa prima fase, sia in grado di fare da start-up, no? Ideale, e cioè di andare a validare, di essere un testbed di tipo tecnologico, di soluzioni che riguardano sia produzione, distribuzione e utilizzo all'interno del porto. Sto pensando ai mezzi di movimentazione dei terminal, sto pensando, come si diceva, alle flotte pescherecce, all'autotrasporto, ma perché no, anche all'utilizzo di, attraverso il riscaldamento di tutta l'impiantistica, di tutta l'edilizia all'interno del porto. E questo, se da una parte aiuta, no, a fare un punto, un check sui vari utilizzi, insomma in qualche modo a standardizzare, validare soluzioni, crea anche
quello startup, quel break even, come dico io, no? Di domanda dell'idrogeno, che è molto importante, che è interessante, che serve poi anche a attivare dei processi virtuosi intorno al porto, che riguarda la città, che riguarda la mobilità, che riguarda, come vedremo dopo, anche servizi diversi a domanda individuale, dall'auto, servizi, come posso dire, oddio, ora un lapsus, ma insomma servizi di smaltimento urbano e così via. I nostri progetti, i maggiori porti italiani, Venezia, ma ovviamente anche Ravenna, tutti ci siamo, insomma, 3-4 porti maggiori che non a caso sono tutti porti industriali storici, noi, Venezia, Ravenna, diciamo della caratteristica gas and oil tradizionale, hanno sempre, insomma, possono oggi portare a casa, oltre che qualche problema di riconversione, per questo ci siamo tutti mossi, però giustamente, come veniva detto prima di me, anche un'eccellenza in termini di skill professionali presente sul territorio, disponibilità, infrastrutture, e quindi possiamo giocare un ruolo proprio, come ho detto prima, di appoggio, di avvio, di testbed, di nodo a sostegno di iniziative private molto importante. Il primo è quello che abbiamo candidato sul Green New Deal, All in Ports, che appunto è chiuso ora a gennaio. In questo caso invece Livorno è l'Althouse Port, un'iniziativa molto importante di quasi 16 milioni di euro. Vedete qui tutte le come posso dire, i paesi che sono stati coinvolti e le isole del Mediterraneo. E come vi dicevo prima, le isole, non a caso lo spazio marittimo, lo spazio di integrazione di queste di questi territori all'interno delle TNT, delle grandi, come posso dire, corridoi infrastrutturali, ma anche telematici. Noi abbiamo delle, come vi ho fatto vedere prima, degli investimenti importanti e di energia. Sono territori in cui si va a risolvere attraverso l'idrogeno, si può dare un contributo importante in termini di sostenibilità ambientale, ma dove spesso può essere più semplice partire con delle soluzioni, no? Start-up, anche perché la produzione di energia sulle isole è molto più cara, quindi diventa anche più accessibile, più facile partire anche con dei progetti pilota rispetto anche alla terraferma. Ci sono temi importanti come quelle delle biomasse, delle alghe, degli scarti della pesca, quindi è un interesse che, diciamo così, va anche a sostenere tutta un'economia del mare, come vi dicevo prima, che non è un'economia minore, visto anche le caratteristiche geografiche, strutturali e anche economiche del nostro paese. Come vi dicevo prima, Hyper è un programma e dentro nelle nostre candidature, come vi ho fatto vedere nella tabella precedente, andiamo a integrare, no, i diversi aspetti, da quello tecnologico, impiantistico. In questo caso l'Alformedeca, che vi ho detto appena partito e che riguarda la preparazione dell'area Medeca, dell'area mediterranea, per noi è un progetto di policy, ovviamente, no? In quanto autorità portuale, quindi coordiniamo un insieme di soggetti che sono soggetti nazionali, ministeriali in questo caso, e come autorità portuale mettiamo anche in gioco, diciamo così, tutto un sistema di relazioni internazionali con i paesi rivieraschi. Noi abbiamo dei rapporti strutturati che sono di scambio, di collaborazione sia sul settore energia, sul settore digitale con i massimi, sia con Tangeri che con Casablanca, con la Tunisia, con l'Algeria, con il porto d'Alessandria, e quindi siamo in grado, diciamo così, in questi primi step di studio, di monitoraggio, di preparazione, diciamo così, di fare un po', no, i porti fanno da tessuto connettivo su cui si sta preparando la regolazione per questo settore. È chiaro che costruire l'area Medseca nel Mediterraneo è un passaggio fondamentale, e anche qui, come vedete, si evolve, no? In qualche modo si consolida il ruolo delle autorità portuali come vero e proprio soggetto che contiene in sé nelle sue attività pezzi di policy e pezzi anche di iniziative di sviluppo industriale. L'Alformedeca è proprio questo. Questo poi, ecco, questo è il nostro fiore all'occhiello.
che ci dà tante speranze, molto importante, è il LAF for Agrimed, sarà presentato domani, quindi ve lo do in anteprima. Perché mettiamo molte speranze dentro? Molto, è tutto concentrato, una grossa concentrazione sull'idrogeno, come vedete, per la generazione dell'idrogeno, riconversione di mezzi navali, monitoraggi ambientali. Perché questo progetto ha già superato la prima fase, quindi è stata accolta l'idea, c'è stato finanziato tutto la preparazione del progetto, e quindi è chiaro che avendo già superato la prima fase di selezione, la cosa, insomma, è molto importante. Anche questo, si tratta di un progetto che, come vedete, copre paesi, porti dell'area, tutta l'area mediterranea, compresi anche i paesi del Nord Africa. Ha un effetto leva di 150 milioni di investimenti, il budget di circa 16 milioni, anche in questo caso, insomma, è una cosa importante, perché ci sono soggetti anche industriali, privati, tra l'altro è questo uno, no, dei ruoli, come vi dicevo prima, è importante sostenere. Quindi, come vedete, questo lavoro di preparazione c'è stato negli anni passati, questa attività di programmazione strategica, di presenza di studi fattibilità, ci ha permesso dal luglio 2020 di partire con forza, anche con attività molto, molto concrete e molto importanti. Quindi si parla di idrogeno in valle, si parla anche della costruzione proprio di una comunità energetica portuale. Ecco, questo ci sta molto al cuore. Non a caso, ripeto, e questo vale anche per Ravenna, ma vale anche per Venezia, il ruolo dei porti industriali storici, che io ho definito gas and doyle, no? Che giocano appunto sull'innovazione delle loro funzioni e della loro, e di questa, come posso dire, di questa eredità che in termini culturali, di lavoro, di reti si portano dietro, perché essere porti storici gas and oil dà problemi, come è chiaro immaginare, anche su quelle che sono le modifiche, le riconversioni. Ecco, non possiamo altro che puntare in alto su un'innovazione spinta per recuperare e dare nuovo respiro e nuova occupazione e sviluppo a questi porti, su questo asset funzionale. Come vi dicevo, la dimensione insulare è una dimensione, un filo rosso sottile che Livorno ha voluto prendere anche per creare una particolarità, no, in tutta questa massa ormai di iniziative che ci sono state a livello europeo, e che riteniamo assolutamente importante per quei due motivi che vi dicevo prima, in termini ambientali, in termini di integrazione economico-sociale di questi territori che potremmo definire periferici, ma anche di grande valore per il turismo e l'economia blu. E poi soprattutto dei processi di innovazione e sviluppo territoriale di filiere industriali. È chiaro che quando si parla di energia, ma anche di digitalizzazione, non si può che lavorare per filiere, mettere insieme quindi pezzi che vanno dalla produzione, come si diceva prima, alla distribuzione, in territori così fortemente in crisi anche da un punto di vista industriale, il tema dell'energia e di un recupero di energia a basso costo, oltre che a basso impatto ambientale, è chiaramente una delle priorità assolute. Ecco, Antonella, mi dispiace okay, interromperti. Sì, avevo finito. È molto interessante. Stavo presentando questi concetti. Okay. Va bene. D'accordo, no, grazie. Veramente molto interessante per la ricchezza e l'integrazione degli interventi, anche l'aspetto dell'attenzione un po' all'economia insulare e di tutto quello che gira intorno all'economia del mare. Quindi grazie molte, per fortuna siamo riusciti a sentirti, perché è stato veramente interessante. Grazie. Passiamo adesso al quinto intervento, è Angelo Danzi, che è fondatore e direttore di Arco Fuel Cell, che è una impresa, una PMI innovativa, che si occupa appunto di celle a combustibile, ci mostrerà un po' di sistemi di propulsione per la mobilità e per la logistica, quindi cose un po' più sperimentali e altre soluzioni già in uso. Grazie Angelo, prego. Salve, provo di condividere lo schermo. Sì. Vedete? Sì, perfetto. Adesso provo di vederlo anch'io. Vediamo se ce la faccio. Eccoci qua. Grazie per l'invito. Parliamo di Arco. Arco è una società fondata 20 anni fa a Bologna.
abbiamo sviluppato una tecnologia di cella combustibile in collaborazione con l'Enea, dove abbiamo inventato, depositato un brevetto che si chiama Mega, che oggi è un benchmark nel settore, utilizzato da tantissimi produttori. Nei due cenni storici sulla società, la società è stata nel 2003 incorporata all'interno del gruppo Arcotronics Nissei, cambiando nome alla società in Arcotronics Fuel Cell. Poi nel tempo ci sono stati una serie di avvicendamenti nella proprietà, fino a essere ceduta a un gruppo svedese, un gruppo estero, che poi a seguito del crollo delle borse nel 2008, Lehman Brothers, la società è stata delocalizzata all'estero. Poi nel 2018 abbiamo deciso di rincorporare la società in Italia e abbiamo riesumato un po' come tributo alla, a Arcotronics il vecchio nome, Arco Fuel Cell. Le fuel cell hanno performance ormai consolidate, come l'efficienza, le dimensioni della fuel cell ad oggi sono addirittura anche inferiori a quelle di un motore termico, a parità di potenza ovviamente. E soprattutto ci sono ampissimi spazi di miglioramento delle performance, con una conseguenza di riduzione dei costi. Aumentare le performance significa utilizzare lo stesso materiale ottenendo più potenza, oppure a parità di potenza un minor costo. Questo è un po' una carrellata di prodotti sviluppati nel tempo, forniti a clienti. In alto a sinistra abbiamo sviluppato una fuel cell portabile per applicazioni nel settore del campeggio, camper nello specifico, e nautica. È una fuel cell carica batterie, capace di erogare, di mantenere la batteria sempre carica. L'alimentazione di quella fuel cell era con un liquido che è un idrurochimico chiamato idronite, che veniva venduto come cartuccia. È una cartuccia da una quarantina di euro mal contati, adesso non mi ricordo bene. Era capace di dare una settimana di autonomia al veicolo. Abbiamo fornito poi stacca da Daihatsu per veicoli speciali, un modulo Mira da 7 kW a Boeing, che è stato utilizzato come APU in un progetto di un aereo che stavano sviluppando. Inoltre abbiamo sviluppato un sistema cogenerativo da 20 kW connesso alla rete, una macchina trifase, era connessa alla rete, venduta e installata nel distributore Eni di Mantova nell'ambito del progetto Zero Reggio. Abbiamo poi sviluppato un sistema per telecomunicazioni sempre alimentato con idronite, e questo è stato un po' quello che abbiamo sviluppato in passato. Ad oggi abbiamo una tecnologia proprietaria, questi sono i tre pilastri su cui si basa il nostro know-how, e sviluppiamo l'elettrochimica in casa partendo dalla materia prima. L'elettrochimica, il MEA sta per Membrane Electrode Assembly, sarebbe il cuore dove l'energia viene prodotta, dove l'idrogeno e l'ossigeno reagiscono producendo elettricità e acqua. Questo è sviluppato in casa. Abbiamo aggiunto al MEA la G del gasket, quindi il MEGA, che consente alla fuel cell di essere riparata nel caso di difettosità di alcuni di questi elementi. Considerate che nel settore automotive, oppure il nostro modulo stesso che vedremo dopo, ha all'interno circa 1500 elementi tra serie e paralleli, va da sé che è assolutamente strategico che se uno di questi elementi venga meno, si debba sostituire senza cambiare tutto quanto il sistema. Per quanto riguarda lo stack, oltre all'ingegneria, alla progettazione, alla modellazione, abbiamo sviluppato i piatti bipolari in composito. Sono dei piatti realizzati per stampaggio di materie plastiche, sono altamente conduttivi e consentono di ridurre i costi, di essere producibili in maniera molto molto rapida e low cost. Una strategia per quanto riguarda lo stack è quello di integrare all'interno della testata, che è quel blocco di nero che si vede nell'immagine, tutti i componenti del balance of plant, almeno quanto più possibile i componenti del balance of plant, perché in questo modo qui riduciamo spazio, ma soprattutto utilizziamo quel blocco di alluminio funzionalizzandolo
integrandolo di una serie di funzioni che diversamente dovrebbero stare fuori. Quindi si concretizza tutto in una riduzione di costi e di dimensioni. Per quanto riguarda il sistema, ovviamente siamo in grado di progettare il sistema nella sua totalità dal punto di vista del dimensionamento e con lo sviluppo di software, algoritmi, tutto quello che insomma è necessario per far funzionare il sistema. Abbiamo anche una linea di batterie a litio, sono tendenzialmente batterie speciali, batterie non commerciali, tendenzialmente sono batterie capaci di erogare anche 30 volte la corrente nominale. In questo caso non produciamo la cella elementare, ma la acquistiamo, facciamo l'integrazione delle celle per tutto quello che concerne il sistema elettrico, la dissipazione del calore, sviluppiamo software e algoritmi e poi dopo tutta la parte di potenza, la power box o la junction box all'interno della quale ci sono tutta la distribuzione e il dispacciamento dell'energia. Tendenzialmente le batterie vengono sviluppate perché nell'applicazione di una fuel cell normalmente la batteria è fondamentale. Noi abbiamo sviluppato e brevettato quello che si chiama Direct Link, che è fondamentalmente l'unione tra la fuel cell nelle sue caratteristiche elettriche e la batteria, in questo caso a litio ferrofosfato, per le sue caratteristiche elettriche. In questo modo abbiamo che la fuel cell è connessa direttamente alle batterie senza la necessità di avere interposto un DC-DC converter. Questo fa sì che si risparmia in termini energetici, perché un DC-DC converter ha sempre un dispendio di energia nell'ordine di un 8% se siamo fortunati, e poi è un notevole costo. Per cui Direct Link, le batterie le ereditiamo oppure le abbiamo in casa, appunto perché sono comunque direttamente correlate con le fuel cell. Abbiamo sviluppato una piattaforma cloud per l'acquisizione dei dati in remoto, tutte le nostre macchine con dentro un'intelligenza. È chiaro che lo stack, non avendo un'intelligenza come prodotto, non può essere connessa a questo dispositivo, mentre le unità, i moduli, i dispositivi completi, avendo una intelligenza interna, può essere connesso. Qui non facciamo altro che raccogliere i dati in tempo reale, con una cadenza di ogni 5 minuti vengono acquisiti tutti i dati, a meno che non ci sia un fault in una macchina, allora a priorità il dato viene trasmesso immediatamente, acquisito da noi e dal cliente. In questo modo si riesce a intervenire e monitorare gli eventuali azioni da fare, ecco. Questa è la matrice dei nostri prodotti e le applicazioni a cui Arco si rivolge. Noi in questo caso forniamo moduli o stack ai costruttori OEM. Abbiamo anche sistemi completi turnkey, cosiddetti turnkey, prevalentemente nel settore del material handling. In questo caso qui il sistema turnkey può essere anche venduto direttamente a un end user, mentre l'OEM ci rivolgiamo con il prodotto stack oppure con il prodotto moduli ai vari costruttori o integratori di sistema. Nel caso specifico lo stack ha un grado di comporta un grado di competenza un pochino più approfondita sul tema della fuel cell, mentre il modulo, avendo già in sé l'intelligenza e tutta la parte di controllo, consente all'integratore una più semplice integrazione. I mercati ovviamente sono quelli della mobilità non automotive, in quanto noi abbiamo sviluppato una tecnologia cosiddetta heavy duty, che la vediamo dopo, per cui ci rivolgiamo a macchine operatrici, treni, bus, navale, macchine operatrici che sono spazzatrici, tutto quello che non è un'automobile. Mentre per quanto riguarda i sistemi turnkey, ovviamente stiamo parlando di gestori di flotte, di carrelli elevatori, oppure il produttore del carrello elevatore per il proprio cliente. Per quanto riguarda i prodotti, come dicevo, la nostra tecnologia heavy duty, disegnata per uso industriale, è una tecnologia raffreddata a liquido. Qui vediamo fondamentalmente uno stack. Noi abbiamo adesso due grandezze di stack. Questo è uno stack da 200 ampere, avremo per fine anno uno stack da 400 ampere, dimensioni abbastanza simili,
e vediamo anche il modulo. La differenza tra lo stack e il modulo è appunto che il modulo ha tutta quanta quella componentistica che serve, almeno quella componentistica caratteristica della fuel cell che serve a farlo funzionare. Abbiamo prodotti in grado di coprire da qualche kilowatt fino a qualche centinaio di kilowatt a livello di unità, poi è chiaro che parallelizzando tante unità la potenza è di conseguenza. In questo momento, cioè lo stack di Arco è il cuore del modulo, cioè tutto quanto poi gira attorno a quell'elettrochimica che è la cella elementare dello stack, e lo stack è l'elemento caratterizzante del modulo. Qui vediamo l'applicazione nel settore del material handling. Questo è un esempio di prodotto turnkey, come dicevo. Le dimensioni sono assolutamente intercambiabili con le attuali batterie a piombo. In questa black box sono presenti tutti i sottosistemi necessari per il funzionamento, tra cui i serbatoi di idrogeno. Nel settore del material handling la dimensione della batteria è un formato cosiddetto DIN, è standard per quanto riguarda tutta l'Europa, in Europa è tutto uguale, gli Stati Uniti ha degli standard leggermente diversi, pertanto adottando uno standard DIN noi siamo in grado di fornire questo modulo fuel cell a qualsiasi cliente, a qualsiasi costruttore di carrelli, anche carrelli già esistenti, sostituendo, smontando la batteria e mettendo questo dispositivo. All'interno di questo dispositivo ci sono i serbatoi ed è totalmente completo e integrato. Le fuel cell nel material handling vincono rispetto al classico carrello con motore termico, in quanto la fuel cell, non avendo emissioni, può essere utilizzata anche all'interno di ambienti chiusi, quindi all'interno di capannoni, logistiche e questo tipo di tipologia di infrastrutture. E vince rispetto al carrello elettrico, in quanto ha un tempo di rifornimento di soli 3 minuti. Voi considerate che in un carrello elevatore a batteria la ricarica della batteria va dalle 4 ore per una ricarica veloce alle 8 ore per quanto riguarda il piombo. Questo comporta che in applicazioni di 3 turni, quindi 24 ore su 24, ogni carrello deve essere dotato di almeno 3 batterie, di cui 2 sempre in carica e una nel carrello, e apposta che la ricarica del carrello si sostituisce alla batteria. Quindi la somma di questi costi delle 3 batterie, dell'infrastruttura di sostituzione e ricarica, fanno sì che la fuel cell vince dal punto di vista del costo, perché una sola fuel cell che si ricarica in 3 minuti non necessita di tempi di fermo macchina. In questa slide si vedono più o meno la comparazione. Questa è una slide disponibile online. È una comparazione fatta negli Stati Uniti tra un carrello elevatore con batteria, questi sono costi annuali, e lo stesso carrello con una fuel cell. Come vediamo, la fuel cell costa meno, $19.700 per quanto riguarda la batteria al piombo e $17.800. È chiaro che in questi costi sono compresi tutti i costi, quindi il costo di infrastruttura, il costo di ricarica, il costo del tempo di sostituzione della batteria, il costo dei dipendenti. Considerate che BMW nello stabilimento di Monaco c'ha circa 30 persone e 10.000 metri quadri di spazio solo per la gestione delle batterie. Quindi questi costi qua sono costi che ovviamente sono risparmiati per quanto riguarda l'utilizzo di un carrello con fuel cell, in quanto la fuel cell fondamentalmente, il carrello quando si scarica con la fuel cell va al distributore, attacca la manichetta e in 3 minuti riparte di nuovo per 4 ore di autonomia. Ovviamente l'autonomia dipende dalla quantità, dalla grandezza dei serbatoi e varia da macchina a macchina. In questo caso Arco ha sviluppato 2 grandezze di macchine, un 48 e un 80 volt, che sono in questo momento in corso di test. Prinoto, il gatto delle nevi, si è data abbastanza risonanza a questo progetto sia nella stampa che in televisione. È un gatto delle nevi, una macchina tecnologicamente bellissima, sviluppata da Prinot. È una macchina che lavora normalmente a meno 30 gradi, perché ovviamente funziona solamente d'inverno, a un'altitudine di 3.000 metri. Questo è un progetto estremamente challenging, notoriamente la fuel cell come sottoprodotto della reazione produce acqua,
questa acqua si congela sotto zero, è evidente che delle applicazioni possibili questa è quella più gravosa in assoluto. Su questo progetto è in corso in questo momento di test, è stato presentato anche in occasione dei mondiali di Cortina qualche settimana fa. Arco ha fornito tutta la parte di energia della macchina, il modulo Alfa 1, il pacco di batteria che ovviamente è dimensionato insieme alla fuel cell, tutta la parte di gestione della potenza e i serbatoi di stoccaggio. Purtroppo non posso dare tantissime informazioni su questo progetto perché c'è ancora qualche è ancora riservato. Poi stiamo parlando di Novotec. Novotec ama chiamare questo oggetto una barca volante, non un idrovolante, per il semplice fatto che questo oggetto con le ali in posizioni verticali, che diventano vere e proprie vele, è capace di farlo navigare a vento, senza propulsione. E quando abbassa le ali in posizioni orizzontali è un vero e proprio aereo e decolla. Qui Arco ha fornito la propulsione ibrida, batterie elettrico e siamo in corso di sviluppo di un powertrain a idrogeno da 100 kW capace di far levare in volo l'aereo e farlo atterrare. Considerate che un velivolo di questo tipo consuma circa 100 kW al decollo, vola con 30 kW più o meno e spende di nuovo 100 kW per atterrare. Quindi questa è una classica applicazione ibrida dove la fuel cell è dimensionata sul consumo medio, quindi su quei famosi 30 kW mal contati, e la batteria copre quei 6 minuti per il decollo e l'atterraggio con quel picco di potenza. Questi sono i partner di Arco, tra partner istituzionali e partner industriali. E con questo ho concluso, grazie per l'attenzione. Grazie mille Angelo, alla fine sei andato rapidissimo. Grazie mille. Sì, 15 minuti e 42 secondi. Perfetto, cioè, ti sei cronometrato, grazie. Così riusciamo abbiamo recuperato il tempo un po' dedicato ai problemi tecnici. Grazie Angelo, invito Stefano Capponi di Tenaris, torniamo in ambito industriale. Stefano ci racconterà le soluzioni di decarbonizzazione attraverso un po' la narrazione del progetto Dalmine Zero Emission. Prego Stefano. Sì, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Katia, grazie per l'invito, grazie a voi, grazie ad HBT. Chiedo una cortesia, io sto presentando, quindi non riesco a vedere lo schermo di comunicazione, mi conferma che si vede la presentazione? Ancora no? Ancora no? Allora riproviamo il processo. Share, condividi. Soltanto un secondo. Si vede questo. Angelo, tu avevi interrotto la condivisione, se no chiedo a Francesco dalla regia se ha degli altri suggerimenti. Sì, perché non è attivo il tasto di condivisione, quindi temo forse che aveva sia ancora attiva la condivisione. Angelo, provi adesso. Riprovo il processo da zero. Proviamo. No, è ancora disabilitato la condivisione in tutte le alternative che sono presenti. Proviamo noi, facciamo noi la condivisione e vediamo se noi riusciamo dalla regia, visto che le slide ce le abbiamo. Va bene. E poi ci dirà come, eccola che arriva. Allora, grazie, di nuovo grazie a tutti, direi passiamo direttamente alla prossima slide così acceleriamo i tempi dell'intervento a quella seguente, è un piccolo riassunto di quello che andremo a vedere oggi nella presentazione, è una breve descrizione di quella che è la Tenaris e il gruppo cui Tenaris appartiene che si chiama Techint, poi faremo una presentazione delle attività che Tenaris ha svolto nella sostenibilità ambientale.
Un altro punto che toccheremo sono i target dichiarati da Tenaris di decarbonizzazione, ma soprattutto quale sarà la strategia utilizzata per raggiungere questi i target, e uno di questi sistemi sarà quello di utilizzare idrogeno all'interno degli impianti di produzione. Per questo presenteremo il progetto Diamine Zero Emission, che prevede l'utilizzo di idrogeno nel ciclo produttivo, e di pari passo faremo una presentazione anche dei prodotti che Tenaris ha per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno, che sono chiave nella svolgimento, nella realizzazione del progetto Diamine Zero Emission, ma che sono chiave anche per sostenere la implementazione della tecnologia idrogeno negli altri sistemi. Lo vedremo in seguito, però l'aspetto importante è che oggi Tenaris approccia il mondo dell'idrogeno sia dal punto di vista processo che dal punto di vista prodotto. Allora, una breve presentazione nella slide seguente di quello che è il gruppo cui Tenaris appartiene. Il gruppo si chiama Techint, è composto da 6 società principali. Tenaris è il produttore di tubi in acciaio, di prodotti tubolari in acciaio, tubi saldati senza saldatura, ma anche una verticalizzazione in Italia che è quella di recipienti in pressione, quindi bombole e chiamati bomboloni, quindi le bombole di grandi dimensioni, che sono utilizzate per lo stoccaggio di idrogeno ad alta e ad altissima temperatura, ad altissima pressione. Ternium è la società che si occupa sempre di acciaio, ma prodotti piani e non tubolari. Techint è la società di ingegneria presente in Italia, a Milano, e tra le sue attività, soprattutto nella sede di Milano, ci sono quello di sviluppare progetti nell'ambito di idrogeno. E Tenova è la società che sviluppa tecnologia per sistemi siderurgici e per sistemi che lavorano nel segmento delle miniere, e anche in questo caso particolarmente attiva nello sviluppo di tecnologie per la siderurgia che possono utilizzare idrogeno. Completano il gruppo come società principali Tecpetrol, che è un medio-piccolo operatore di oil and gas nelle Americhe, e Humanitas, che è un sistema di ospedali, quindi di infrastrutture e gestione di ospedali e di università presente in Italia. Passiamo alla seconda slide. Nella seconda slide vediamo la presenza del gruppo Techint in Europa, con oltre 10.000 persone, ma vediamo la presenza di Tenaris, che ha 2 aree principali di attività produttiva, una in Italia ed una in Romania. Quella in Italia è la realtà più importante, in particolare la zona di Dalmine, dove noi abbiamo sia l'acciaieria, che è un forno elettrico, un forno ad arco elettrico. Abbiamo un sistema di laminazione di tubi senza saldatura e, come anticipavo prima, abbiamo una verticalizzazione che è il sistema di produrre dai tubi senza saldatura bombole e bomboloni senza saldatura che da più di 100 anni servono il mercato dell'idrogeno. Negli interventi precedenti si parlava di realtà di filiere nel settore italiano. Abbiamo visto il gruppo avere sia Tenaris che Techint che Tenova nel territorio italiano. Si è sentito parlare di Hydrogen Valley. Tenaris ha una sede produttiva ad Almine, ha una sede produttiva a Costa Volpino, che è nella Valle Camonica, cioè dove si sviluppano i treni, e abbiamo una sede a Piombino dove è stato presentato come una delle alternative del porto di Livorno. Quindi una presenza molto diffusa sul territorio e anche in aree che possono a futuro risultare critiche o strategiche per l'impiego dell'idrogeno. Passiamo alla prossima slide, chiedo scusa e grazie. Uno sguardo rapidissimo di che cos'è Tenaris nel mondo. Tenaris ha un fatturato di circa 7 miliardi di dollari, questo nel 2019, è un produttore di tubi per oil and gas principalmente, ma per l'industria e per l'industria automotive.
come specializzazione, è presente con in 18 paesi come impianti produttivi e con più di 23.000 dipendenti e ha 5 centri di ricerca. R&D Centers, qua possiamo passare direttamente alla slide seguente, i centri di ricerca sono una fortissima componente di sviluppo e innovazione sia dei prodotti che dei processi. In realtà i 5 centri di ricerca che sono presenti in Argentina, Italia, Giappone e Messico con un technology group in Houston sono responsabili ciascuno per una parte o parte del processo produttivo e parte dello sviluppo dei prodotti. Questo ci permette di usare l'esperienza fatta in ambiti totalmente diversi. Sto pensando dal mondo dell'oil and gas al mondo dei cilindri idraulici per le macchine di movimento a terra, agli airbag, dove ha la quota più alta a livello mondiale, ha le bombole in pressione per l'idrogeno, che hanno in comune caratteristiche ben definite. Il servizio è molto severo, il lavoro in presenza di gas critici come l'idrogeno, e l'esperienza mutua ci ha permesso di sviluppare prodotti dedicati per questa applicazione, per l'applicazione dell'idrogeno. Passiamo alla prossima slide. Allora, sembra un passaggio molto rapido. Che cosa sta facendo o cosa ha fatto oggi Tenaris per la sostenibilità ambientale? Ha le certificazioni più importanti, la certificazione 14.001 per di gestione ambientale, la certificazione per la gestione di energia e quella di sicurezza, ma cosa di cui noi diciamo siamo molto fieri per l'impegno speso in questa attività, ha ricevuto per 3 anni consecutivi il premio di Champion della sostenibilità dalla World Steel Association. Questo è un riconoscimento a livello mondiale degli sforzi fatti dalla società per ridurre le emissioni a livello globale, così come questo, diciamo, è riconosciuto anche dal premio del Climate Action e dalla partecipazione e dalla firma del Global Compact, che è sostanzialmente un sistema per fare un reporting pubblico di quelle che sono le proprie emissioni. Grazie a questa attività Tenaris è riuscita per i suoi prodotti a mettere a disposizione quello che si chiama EPD, cioè un Environmental Product Declaration, che è una dichiarazione di quali sono le emissioni di CO2, il consumo energetico e il consumo d'acqua per ogni tonnellata di acciaio che viene prodotto. Un aspetto particolarmente importante nell'economia dell'idrogeno è che non soltanto si sta puntando a ridurre quelle che sono le emissioni dell'attività legata a valle dell'idrogeno, ma anche dei singoli componenti che permettono questa attività. E questo connubio dovrebbe riuscire a dare un risultato molto più efficace anche nell'attività di decarbonizzazione del paese nostro e d'Europa. Passiamo alla prossima slide. Alcune settimane fa il board di Tenaris ha dichiarato quali sono i target di decarbonizzazione per l'intero gruppo al 2030. Si parla di riduzione di intensità di CO2, scopo 1, 2 e 3 vuol dire riduzioni per emissioni dirette, emissioni indirette, ma anche emissioni indirette di terzi, quindi si parla delle attività di processo in impianto, si parla delle attività legate alla ricezione della materia prima, ma fino alle attività legate alla materia prima energia, ma fino alle emissioni legate alla consegna del prodotto terminato al cliente. Bene, su questo globalmente l'obiettivo è di ridurre le emissioni totali del 30% per il 2030 verso i valori del 2018. Come si pensa utilizzarli? Come prima cosa, tutto il sistema sta producendo acciaio con un forno ad arco elettrico. Forno ad arco elettrico è un forno che già oggi permette una
livello di emissioni molto ridotto rispetto a quello delle altre tecnologie di produzione dell'acciaio. L'obiettivo è aumentare ulteriormente l'utilizzo di rottame all'interno del forno elettrico, riducendo così sia le emissioni di CO2, ma aumentando anche quella che è la circolarità dell'acciaio. Oggi in Dalmine in particolare, dove la produzione viene fatta partendo soltanto da rottame, abbiamo prodotti che arrivano fino al 94% di contenuto riciclato di materiale, quindi contribuendo in modo significativo all'economia circolare. Le altre attività sono l'energia, l'efficienza energetica, l'utilizzo e il recupero di cascami energetici, vuol dire di energia che verrebbe dispersa diversamente, l'utilizzo di energia rinnovabile e l'utilizzo di idrogeno verde. Su questo tema, in questo ambito, passiamo alla slide seguente e presentiamo molto rapidamente il progetto di Dalmine Zero Emission, che è un progetto che permetterà ridurre fino al 73% nello step che riguarderà soltanto l'acciaieria, di ridurre fino al 73% le emissioni dirette per la produzione dell'acciaio. In che cosa consiste? Consiste nell'utilizzo dell'idrogeno come apporto energetico o come sostituzione di parte dell'apporto energetico attualmente necessario per la fusione dell'acciaio. Lo schema lo vediamo sulla destra, prevede l'utilizzo di rinnovabili. Le rinnovabili per produrre con un elettrolizzatore, che pensiamo alcalino, produrre idrogeno, quindi una batteria di elettrolizzatori che in una prima istanza sarà locale, con un dimensionamento di circa 20 megawatt, capaci di produrre all'intorno 500 kg ora di idrogeno. Con l'idrogeno prodotto si potrà alimentare l'acciaieria e ridurne le emissioni. Uno degli aspetti cuore del progetto, abbiamo detto, gli elettrolizzatori alcalini che producono in forma continua, uno dei cuori del progetto sarà anche lo stoccaggio, che è indispensabile per poter da una parte ottimizzare l'elettrolizzatore e il compressore, ma soprattutto per riuscire ad accoppiare quelli che sono due curve di consumo diverse, il livello di produzione dell'idrogeno dell'elettrolizzatore e il consumo specifico non continuo dell'acciaieria. Terzo cuore di innovazione e di sviluppo è la parte di bruciatori all'interno del forno elettrico. In questo caso la società Tenova sta sviluppando una soluzione adatta e questo permetterà l'utilizzo di idrogeno in un forno che è disegnato per altro tipologia di combustibile. Quindi questa filiera che abbiamo appena visto, che comprende una realtà italiana importante data da Tenaris come utilizzatore finale, Techinte Tenova come sviluppatori di tecnologia, a dicembre ha avuto un ulteriore step di avanzamento con un memorandum of understanding con SNAM Edison, memorandum di understanding che vede Edison coinvolti nella messa a disposizione dell'energia rinnovabile e nella produzione dell'idrogeno necessario per l'impianto. Come byproduct del progetto avremo la produzione di ossigeno che può essere utilizzata così come anche l'idrogeno all'interno dei forni di preriscaldo e di trattamento della linea. Sono andato molto lungo, che vedo. Ti chiedo di adesso chiudo velocemente e solo con l'ultima slide e dicevo come byproduct in un futuro. Ecco, in una slide molto rapidamente quello che noi facciamo per il settore idrogeno, dicevo Tenaris produce da oltre 100 anni
è l'unico sito al mondo che ha la filiera completa dalla produzione dell'acciaio fino al prodotto finito, dando alta flessibilità ma soprattutto alto livello di sicurezza e permette di sviluppare nuovi prodotti. Che cosa produciamo? Prodotti per il trasporto dell'idrogeno, quindi i trailer che vediamo utilizzati dai maggiori gazzisti e commentati in precedenza per il trasporto dell'idrogeno in pressione, così come la pipeline per il trasporto da point to point di idrogeno. Allo stesso modo, sempre con i bomboloni, produciamo sistemi di stoccaggio, che sono quelli che voi vedete nella parte bassa della slide. Questi sono sistemi che sono utilizzati in ambito industriale, parliamo di 240 bar, ma anche in ambito relativo alla mobilità. Abbiamo sviluppato recentemente l'ultima soluzione a 1000 bar. Questo ci permette che cosa? Di rifornire le stazioni di fornire lo stoccaggio per le stazioni di servizio che alimentano i mezzi a 700 bar le automobili e rifornire le stazioni di servizio che alimentano i mezzi a 350 bar, in particolare trucks, in particolare i treni, e stiamo guardando anche soluzioni per cold ironing, oltre alle soluzioni industriali di cui parlavamo prima. Solo alcuni dei progetti, delle nuove applicazioni che stiamo seguendo. Progetto principale al mondo già in fase di realizzazione, che è il Porto Los Angeles, che prevede già l'installazione di stazioni di servizio per trucks e la movimentazione di porto, per il quale abbiamo contratto due contratti molto importanti multiannuali, e poi le soluzioni di mobilità in Germania, quindi le stazioni di servizio in Germania, così come in Nord Europa e in Francia, che sono i paesi oggi più avanzati dal punto di vista realizzativo, sperando che molto presto anche in Italia possiamo aiutare a supportare il mercato a svilupparsi. Ho finito, ringrazio, chiedo scusa se sono andato lungo e rimango a disposizione per eventuali domande se necessario. Grazie mille, grazie a lei Stefano. Finiamo con l'ultimo intervento parlando di trasporto, un altro aspetto fondamentale per tutta la filiera dell'idrogeno come vettore energetico. Abbiamo Matteo Robino di SNAM che ci farà una panoramica sui sistemi di interconnessione della rete gas con tutte le varie applicazioni finali. Prego Matteo. Grazie per l'introduzione, buon pomeriggio a tutti, vi chiedo solo conferma che si vedano le slide a video. Sì, si vede benissimo. Perfetto, allora innanzitutto rinnovo i miei ringraziamenti di nuovo agli organizzatori, quindi l'Associazione Italiana Idrogeno e Cella Combustibile e il Cluster Green Tech per questo invito a questo evento, cui siamo ben felici di partecipare e dare il nostro contributo. Giusto prima di iniziare a illustrare il tema centrale della presentazione, anche io vorrei dare una breve introduzione su SNAM. Quindi le nostre attività, il nostro focus sulla catena del valore dell'idrogeno e le opportunità che intravediamo lungo questa catena. SNAM è un operatore integrato del gas naturale e all'interno del perimetro delle nostre attività rientrano la gestione delle infrastrutture di trasporto del gas, il dispacciamento del gas, lo stoccaggio stagionale nei giacimenti geologici depletati e poi infine abbiamo l'infrastruttura di rigassificazione del gas naturale liquefatto. E per quanto invece riguarda le nuove attività, ci sono la costruzione di impianti di biometano, le stazioni di rifornimento a CNG e dell'NG e poi il GNL Small Scale. Infine poi l'idrogeno e le sue applicazioni. A livello globale, SNAM gestisce l'infrastruttura del gas in Italia e in Europa, dove qui operiamo attraverso le nostre partecipate in Albania, in Austria, in Grecia, Regno Unito e Francia. A livello di contesto generale crediamo che sicuramente l'idrogeno possa svolgere un ruolo chiave nella decarbonizzazione del sistema energetico e possa essere anche un grande abilitatore di un'economia decarbonizzata. E proprio per questo motivo in SNAM c'è una business unit dedicata completamente all'idrogeno e focalizzata su tre pilastri principali che sono questi rappresentati, quindi l'asset readiness, il system design e lo sviluppo della catena del valore dell'idrogeno. Il primo pilastro, quello dell'asset readiness, sarà oggi approfondito nel seguito di questa presentazione. Il nostro focus poi in generale spazia sulla dalla
lungo tutta la filiera dell'idrogeno, dalla produzione al trasporto di sproduzione fino ad arrivare poi all'utenza finale. Per quanto riguarda appunto la presentazione di oggi, mentre in mattinata sono state descritte diciamo, le prospettive di sviluppo del settore idrogeno che ci si aspetta in Italia e in Europa e lo sviluppo di mercato e le opportunità per il nostro paese, ora il focus è più sull'infrastruttura di trasporto del gas e quindi l'approccio che Snam sta adottando al fine di renderla pronta ad accettare in un futuro prossimo l'idrogeno, sia in blending con gas naturale che in forma di puro idrogeno. Qui i principali temi che contiamo di appunto di presentare adesso, quindi in particolare dopo una descrizione generale verranno approfonditi tre principali elementi dell'infrastruttura gas, quindi le pipeline, le stazioni di compressione e gli stoccaggi geologici. Infine verrà poi presentato un approccio e le analisi che stiamo conducendo su tutti i diversi elementi della filiera di questa infrastruttura al fine di rendere questa infrastruttura appunto pronta ad accettare l'idrogeno. Per raggiungere diciamo un pieno sviluppo dell'economia dell'idrogeno è essenziale disporre appunto di un'infrastruttura in grado di collegare capillarmente i punti di produzione dell'idrogeno ai suoi punti di consumo ed in particolare questo trasporto di idrogeno dovrà essere effettuato nel modo più efficiente, sicuro ed economico. Poiché in Italia e in Europa esiste già un'ampia rete del gas che connette a livello europeo tutti gli stati membri e anche a livello nazionale tutti gli utenti finali industriali del settore commerciale e anche quello residenziale, il nostro obiettivo principale è di definire come queste importanti infrastrutture possano supportare la transizione energetica dai combustibili fossili a quelli rinnovabili, in particolare l'idrogeno, ma anche il biometano, che pensiamo entrambi possano giocare un ruolo chiave in questa fase di transizione. Una transizione che appunto non avverrà nel giro di qualche giorno, ma che gradualmente appunto ci vedrà impegnati nei prossimi anni e specialmente nelle fasi iniziali di sviluppo del mercato dell'idrogeno verrà considerata anche una fase temporanea durante la quale l'operatore di sistema dovrà gestire il blending di gas naturale e di idrogeno. E il gas naturale e l'idrogeno e anche il blending, appunto questi gas hanno proprietà chimiche e fisiche diverse, di conseguenza è necessario valutare tutti gli elementi dell'infrastruttura, infrastruttura del gas naturale per comprendere diciamo quelli che sono i suoi potenziali limiti e trovare le soluzioni per superare questi limiti identificati, sempre questo garantendo lo stesso livello di sicurezza e qualità del servizio che è fornito attualmente. Diciamo che con questo approccio in mente stiamo attualmente valutando tutti gli elementi che costituiscono l'infrastruttura del gas al fine di valutare se sono in grado di accettare l'idrogeno in blending, qual è la percentuale di massima di idrogeno che è accettabile ed infine se lo specifico elemento della filiera dell'infrastruttura è in grado di gestire idrogeno in forma pura, quindi 100% idrogeno. Come è stato qua rappresentato, gli elementi principali che sono oggetto di valutazione da parte di Snam sono le pipeline, le stazioni di compressione, gli stoccaggi geologici del gas e poi tutti anche gli elementi ancillari, quali sensori, sistemi di misura, valvole, flange, eccetera, poi tutti gli elementi che costituiscono appunto i sistemi ancillari. Infine poi anche gli utilizzatori finali del gas, quindi quelli che per ultimo gli viene riconsegnato il gas e lo utilizza. Per fare quanto detto, impegnando lungo tutta una serie di attività sinergiche le une con l'altro. Queste attività sui quali siamo impegnati sono principalmente attività normative standard al fine di identificare potenziali ostacoli allo sviluppo della catena del valore dell'idrogeno e proporre soluzioni e aggiornamenti. In questo quadro è sicuramente essenziale la partecipazione attiva nelle varie associazioni sia italiane che europee di natura politica e tecnica al fine appunto di individuare le soluzioni
prima le problematiche e dopodiché trovare le soluzioni ai problemi individuati. E sicuramente appunto in questo ambito H2IT riveste un ruolo chiave a livello italiano, collettando appunto tutte le varie esigenze della filiera, mettendo a fattor comune il punto di vista di tutti gli operatori di settori. Ne sono un esempio infatti tutti i vari tavoli di lavoro che ogni anno appunto l'associazione propone a tutti i soci. Secondo, è sicuramente consideriamo importante lavorare a stretto contatto con tutti i fornitori di tecnologie, questo al fine di indagare congiuntamente tutte le varie potenziali problematiche e trovare poi infine le migliori soluzioni da un punto di vista tecnico. E poi ancora i progetti pilota rivestono un ruolo chiave, questo nel processo di innovazione, poiché consentono di dimostrare poi a livello pratico soluzioni magari inesplorate, fino ad ora inesplorate nel mondo reale. I risultati poi e i feedback di questa sperimentazione sono poi utilizzati per definire poi nuovi obiettivi che si vogliono poi traguardare. Nelle prossime slide, queste qua che seguono, entreremo poi nel merito di tre elementi fondamentali dell'infrastruttura del trasporto del gas, quindi le pipeline, le stazioni di compressione e infine poi gli stoccaggi geologici sotterranei. Quindi vi presenteremo quello che abbiamo fatto e quello che stiamo facendo e quelli poi che sono poi gli obiettivi che ci poniamo. Sicuramente le pipeline sono un elemento centrale dell'infrastruttura del trasporto del gas. L'attuale lunghezza complessiva dell'infrastruttura italiana di trasporto è di oltre 32.000 chilometri e non sono tutti i gasdotti di questa infrastruttura sono uguali, ad esempio possono differire per materiali con cui sono fatti, le condizioni operative, le loro dimensioni e poi tutta una serie di altre peculiarità. Inoltre questa infrastruttura collega una vasta tipologia di utenze finali che ad oggi utilizzano il gas per diverse finalità energetiche. Nel 2018 noi abbiamo iniziato una nostra analisi interna con l'obiettivo di identificare quelli che sono i vincoli tecnici legati all'iniezione di idrogeno nella nostra rete e questa analisi interna si è basata principalmente su studi bibliografici. Dopodiché è stato fondamentale il passaggio ai test in ambienti reali. I principali vincoli che all'epoca avevamo individuato sono stati le stazioni di rifornimento CNG e i veicoli a metano, lo stoccaggio nei giacimenti dei gas depletati e le turbine a gas e turbocompressori installati presso le nostre stazioni di compressione. Infine poi alcuni utilizzatori finali con processi di produzione sensibili alla presenza di idrogeno e alla qualità del gas. Quindi dopo questa prima caratterizzazione generale su tutta la rete SNAM sono state avviate delle campagne sperimentali di iniezione di idrogeno in rete. Ad aprile 2019 è iniziata la prima campagna di sperimentazione che ha visto l'iniezione di idrogeno al 5% in blending con gas naturale in una porzione di rete SNAM con due utenti finali allacciati. Nello specifico si trattava di un pastificio e di un'industria dell'imbottigliamento dell'acqua naturale. E in entrambi i casi il gas naturale veniva utilizzato per la produzione di calore da processo. Alcuni mesi dopo SNAM ha condotto una seconda campagna di sperimentazione, sempre nella stessa porzione di rete, che ha visto l'iniezione questa volta del 10% di idrogeno in blending. In entrambe le campagne di sperimentazione, sia quella con 5 che col 10%, non si sono riscontrati problemi lato rete, che includeva la sezione di preriscaldo del gas e i riduttori di pressione del gas, e allo stesso modo nessun problema è stato riscontrato lato utente finale, quindi i processi industriali dei due utenti finali. Dopo queste due campagne di iniezione, considerando anche i risultati forniti dalla sperimentazione stessa, nel 2020 sono stati definiti degli standard tecnici interni per i nuovi gasdotti, quindi standard definiti in modo tale che indirizzassero nella scelta di forniture hydrogen ready, ovvero quindi in modo che ora tutti i nuovi elementi che saranno acquistati e i nuovi gasdotti che saranno costruiti sono già pronti oggi ad accettare idrogeno al 100%. Infine sono poi in corso dei nuovi approfondimenti, studi e analisi per adeguare passo dopo passo tutte le pipeline esistenti al trasporto, quindi già costruite, già integrate nell'attuale infrastruttura al fine di trasportare l'idrogeno.
In questa prima fase si tratterà di idrogeno in blending, quindi una miscela gas naturale e idrogeno, dopodiché per muoversi poi in una seconda fase verso un trasporto poi di puro idrogeno. Passiamo quindi alle stazioni di compressore, un altro elemento fondamentale che svolge un ruolo cruciale nell'infrastruttura del trasporto del gas, perché consentono il trasporto lungo le principali dorsali della rete di trasporto nazionale ad alta pressione e poi a cascata lungo tutte le reti regionali che compongono l'infrastruttura. Tuttavia, purtroppo, i turbocompressori sono uno degli elementi ad oggi più sensibili alla presenza di idrogeno. Quindi, con queste considerazioni, la collaborazione con i principali stakeholder del mercato è stata di fondamentale importanza, in quanto ci ha permesso di identificare insieme i potenziali limiti che effettivamente costituiscono una barriera al trasporto di idrogeno e di trovare insieme una soluzione per superarli. Quindi con questo obiettivo in mente abbiamo studiato insieme ai nostri principali fornitori di tecnologie diverse procedure di test sul campo, i cosiddetti full scale factory test. Alcuni di questi test ad oggi sono stati già eseguiti, mentre altri invece sono ancora in fase di finalizzazione. E tutto questo processo avverrà secondo quindi uno schema ciclico, quindi identificazione di un nuovo limite, di una barriera, e per poi trovare una nuova soluzione per superarla. Nella pratica, poi nell'estate del 2020, con Baker Hughes, è stato testato a Firenze un turbocompressore in scala reale, dove sono state verificate le prestazioni operative della turbina gas con una miscela di idrogeno e gas naturale fino al 5%. Durante questo test in fabbrica è stata inoltre modulata la percentuale di idrogeno in blending, in modo da far variare la percentuale di idrogeno nella miscela. Questo aspetto è stato molto importante nel test perché ha permesso di verificare che le prestazioni del tubo compressore non fossero influenzate dalla variabilità dell'idrogeno e di fatto costituisce uno dei problemi principali, cioè la variabilità stessa. Molte macchine termiche infatti non c'è solo il vincolo della percentuale di idrogeno in blending, ma anche della variabilità, ovvero quindi di come la percentuale di idrogeno varia nel tempo. Questo può appunto costituire di fatto talvolta un problema. Il risultato di questo test è stato completamente in linea con le aspettative sia di Baker Hughes che di SNAM, e la stessa turbina gas che è stata testata con successo l'anno scorso è stata poi installata nella stazione di compressione di Istrana ed oggi è pienamente operativa e funzionante. Infine passiamo poi all'ultimo elemento sul quale oggi ci volevamo focalizzare, che è lo stoccaggio di idrogeno. Lo stoccaggio di idrogeno su larga scala è sicuramente uno dei fattori abilitanti lo sviluppo di un'economia basata sull'idrogeno, questo perché la flessibilità e la sicurezza energetica garantiti da questi stoccaggi non hanno, è uguale ad oggi nel panorama dello stato dell'arte. E con queste premesse, dimostrare la fattibilità tecnica ed economica dello stoccaggio di idrogeno nei giacimenti di gas depletati è di fondamentale importanza strategica per noi, ma anche per l'intera filiera idrogeno italiana, dal momento che l'Italia non è dotata di altre tipologie di stoccaggi geologici del gas, come ad esempio le caverne saline, che oggi sono già valutate idonee allo stoccaggio di idrogeno. Oggi quindi Stogit, la società di SNAM che gestisce lo stoccaggio del gas naturale nei giacimenti geologici di gas depletati, sta ora studiando la possibilità di stoccare sia in miscela con gas naturale che in forma 100% idrogeno delle soluzioni per appunto andare a capire la fattibilità di questa operazione, quindi dello stoccaggio di idrogeno. Nella catena del valore dell'idrogeno, quindi lo stoccaggio, in particolare parlo dello stoccaggio stagionale, gioca un ruolo essenziale per il sistema energetico, dandogli un'ampia flessibilità. Questo sarà ancora più importante in futuro, poiché la produzione di energia dipenderà sempre di più da fonti di energia rinnovabili, che per definizione non sono prevedibili e programmabili. Per questo motivo riteniamo che la capacità di immagazzinare idrogeno nei nostri depositi geologici sarà proprio di primaria importanza. Al fine quindi di valutare tutti questi aspetti saranno condotte alcune analisi e test in collaborazione con alcuni dei maggiori esperti del settore,
tra cui appunto il Politecnico di Torino, l'Istituto Italiano di Tecnologia, SISTAR e il CO2 Circle Lab sempre di Torino. In questo caso si tratta di un progetto molto approfondito e strutturato che comprende 14 attività raggruppate in 7 diversi sottoprogetti, ciascuno con lo scopo con uno scopo e un target specifico, con l'obiettivo alla fine di valutare tutti i rischi potenziali e ad oggi non noti associati all'iniezione di idrogeno nei giacimenti sotterranei. In generale possiamo quindi dire che anche su questo fronte attendiamo con molto interesse le risultanze di questi progetti pilota che, se in linea con le aspettative, daranno un enorme contributo allo sviluppo di un'economia dell'idrogeno. E quindi con quest'ultimo punto ho terminato la panoramica sull'attività che SNAM sta conducendo col fine appunto di verificare la resilienza dell'infrastruttura gas e di tutti gli elementi che la compongono. Vi ringrazio quindi dell'attenzione. Grazie a te Matteo, è stato tutto molto chiaro e interessante. Direi che abbiamo chiuso perfettamente con quest'ultimo aspetto legato al trasporto e allo stoccaggio. Io chiedo ai relatori ancora presenti che hanno resistito queste 2 ore, anche se siamo un po' in ritardo, cerchiamo di rispondere, se siete disponibili, a alcune domande molto puntuali che sono arrivate. Vi chiedo di rispondere proprio secco in un minuto, perché sono cose puntuali. Allora, chiedo a Michela Capoccia di Sapio, quale tempistica prevedete per l'implementazione dei progetti, se breve, medio, lungo termine, se avete già una programmazione di questo tipo sui progetti? Sì, allora, quello con ERE IARA è uno studio di fattibilità, vale del quale poi si decideranno le modalità di implementazione. Quello presentato alla Call del Green Deal ovviamente dipende se lo vinceremo poi, esatto, comunque il progetto della durata di qualche anno con avvio a fine anno, all'inizio del prossimo. Per quanto riguarda l'IPCEI sull'ammoniaca, anche lì ovviamente adesso siamo l'IPCEI è work in progress, per cui c'è la fase di selezione e di costruzione dello Shop Project nei prossimi mesi, e l'orizzonte temporale in quel caso è di qualche anno. Comunque la prima molecola di idrogeno verde sarà disponibile dal 2025 di ammoniaca, quindi diciamo che più o meno si punta al 2025 per renderla quindi disponibile. Non a lungo termine, parliamo comunque di qualche anno. Esatto. Grazie mille. Grazie a Walter Alessandri, a Stefano Erba, poi non so chi dei due preferisce rispondere. Si chiede se il modello Valcamonica è applicabile ad altre regioni italiane, oppure è un modello che dipende molto dalle peculiarità della regione, e quindi in questo caso quali caratteristiche sono da considerare per implementare un progetto, un'infrastruttura ferroviaria a idrogeno in una regione italiana diversa. Non so se vuoi iniziare Walter, poi magari concludo io sulla parte più infrastrutturale. Sì, va bene, grazie. Ma allora, sicuramente l'obiettivo è quello di mettere in piedi dei progetti che siano scalabili ad altre regioni. Così stiamo lavorando e così è un po' cosa stiamo vedendo sul mercato. Abbiamo visto che il progetto Valcamonica calza perfettamente su altre regioni che hanno linee sempre diesel della stessa lunghezza, con un numero di treni molto vicino a quello di Ferrovie Nord. Dopodiché ci sono altre regioni che hanno necessità leggermente diverse, perché mentre su Valcamonica parliamo di una linea esclusivamente diesel, per cui i treni fanno servizio solo su quella linea, ci sono regioni invece che hanno la necessità di utilizzare i treni sia su linee non elettrificate che su linee elettrificate. Per quello stiamo lavorando, il nostro obiettivo è quello di sviluppare in tempi brevi, partendo sempre dal treno Ferrovie Nord, di sviluppare una versione bimodale che possa funzionare a idrogeno sulle linee non elettrificate, possa funzionare invece tramite pantografo sulle linee elettrificate.
Sì, io confermo quanto dice l'ingegnere Alessandria, in tutti quei casi in cui l'elettrificazione per motivi tecnici, economici e quant'altro non è la soluzione migliore per decarbonizzare, l'idrogeno è una soluzione che può essere valutata. Poi aggiungo un qualcosa, e quindi è un modello replicabile, aggiungo un elemento di mia valutazione personale, che non è quindi una posizione di FNM. Io ritengo c'è uno spazio molto grande, non solo in Italia, ma all'estero, dove la trazione diesel è molto più diffusa che in Italia. Quindi ci sia un mercato a livello europeo e extraeuropeo, sia nei servizi passeggeri, sia nei servizi merci, dove c'è una quota molto grande di locomotive diesel, in alcuni casi anche molto vecchie, che operano su linee dove l'elettrificazione probabilmente non è la soluzione preferibile. E quindi c'è questo mercato che credo molto interessante per tutta la trazione ferroviaria idrogeno. Chiarissimo. E un'altra piccola domanda sempre per Stefano Erba, e poi passiamo altre due domande e poi chiudiamo. Sul discorso del quando ha accennato alla produzione di idrogeno blu e alla cattura e stoccaggio della CO2, ci chiedono se avete già valutato come stoccarla, in che siti, se avete già idea di che scelta tecnologica intendete fare su questo. Ovviamente abbiamo fatto delle valutazioni, però in questo momento non posso dare disclosure di informazioni che sono ancora riservate. Ok, grazie, capiamo. Mi spiace, ma purtroppo il momento... No, ma è previsto, domandare lecito, riportiamo. Attendiamo quando saranno realizzati. Passiamo ad Angelo Danzi sulle celle a combustibile. Riguardo le capacità produttive di Arco, ci chiedono quanti... in termini proprio di numeri di produzione annua siete in grado di produrre e quando i prototipi, il gatto delle nevi, insomma i prototipi a cui state collaborando saranno in produzione, se la capacità di produttiva di Arco sarà in grado insomma di soddisfare la domanda. Nel caso in cui le produciate voi o se le affidate in produzione all'esterno? Sì, e per quanto riguarda i veicoli, nel caso di Prinot, la domanda bisognerebbe farla a Prinot. Ritengo che Prinot stia marciando abbastanza velocemente nell'ottenere tutte le certificazioni e ottenere anche i risultati utili da rendere questo veicolo disponibile. Per quanto riguarda Arco è in grado già da adesso di campionare prototipi e campionare campioni, si sta strutturando con un aumento di capitali che stiamo portando avanti, o meglio, stiamo cercando investitori per un aumento di capitali appunto per sostenere la parte produttiva, industrializzazione e produzione di fuel cell. La capacità produttiva inizialmente sarà tarata sulla domanda attuale, con un orizzonte probabilmente di qualche anno, e fare una struttura scalabile. Non odio utilizzare il termine gigafactory perché è stato estremamente abusato e stra-abusato. Noi veniamo dalla campagna, per cui faremo una struttura capace di soddisfare la domanda e l'evoluzione della domanda. Probabilmente per fine anno, cioè metà anno prossimo, saremo in grado di produrre prodotti commerciali e venderli in quantità ragionevoli, insomma. Ottimo, grazie. Quindi comunque prevedete una produzione vostra interna? Sì. Beh, non di tutto, molte cose saranno esternalizzate, mentre le core competence, le core activity rimarranno dentro. Sì. Perfetto, l'ultima domanda prima dei saluti per Stefano Capponi di Tenaris: quali fonti di energia rinnovabile intendete utilizzare o avete pianificato di utilizzare per la produzione dell'idrogeno verde? Allora, energia rinnovabile, disponibilità e condizioni di disponibilità sono un altro parametro chiave del progetto, anche per il suo dimensionamento completo, non soltanto per il dimensionamento della fornitura energetica, ma anche per tutto quello che viene a valle. Per questo, insieme anche ai due partner, stiamo facendo uno studio di valutazione, in questo momento sono sotto analisi alcuni scenari che dovremo definire a breve, non c'è ancora una risposta che possiamo rendere pubblica.
Capisco, perfetto. Io non ho altre domande. Vorrei ringraziarvi tutti per gli interventi che sono stati, secondo noi, veramente interessanti. Speriamo a chi ci segue e chi ci ha seguito e chi ci seguirà in streaming, perché ricordiamo che la registrazione di questo webinar rimarrà sui nostri canali YouTube e LinkedIn, sia stata utile, abbia mostrato come in Italia abbiamo cercato di coprire un po' un ampio territorio, quindi varie zone dell'Italia in vari settori e un po' tutta la filiera, dalle energie rinnovabili al trasporto dell'idrogeno. Quindi speriamo sia stato interessante, vi ringrazio di nuovo tutti e alla prossima occasione. Grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti. Mille. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Arrivederci.